Allora, buongiorno e bentornati a questa lezione di meccanica dei robot. Nella lezione di oggi quello che vogliamo fare è vedere come le equazioni di Lagrange, che sarà un altro modo per formulare le equazioni della dinamica di un robot, scaturisce dal principio dei lavori virtuali. D'accordo? Quindi in questa prima parte della lezione vedremo com'è che nascono le equazioni di Lagrange. Successivamente vedremo quali sono, diciamo, gli ingredienti che servono per costruire le equazioni di Lagrange e come questi possono essere calcolati nel caso che il sistema che dobbiamo andare a modellare, cioè del quale vogliamo scrivere le equazioni dinamiche, sia appunto un robot seriale. D'accordo? Quindi vedremo in una prima parte, se volete, una derivazione abbastanza generale di equazioni valide per sistemi meccanici, dopodiché le specificheremo nel caso in cui, appunto, vedremo che gli ingredienti che saranno fondamentali saranno appunto energia cinetica, energia potenziale e le forze applicate al sistema siano caratteristiche di un robot seriale, quindi ad esempio di un braccio robotico seriale. Quindi cominciamo parlando delle equazioni di Lagrange e le ricaviamo dal principio dei lavori virtuali dinamico. Quindi questo è l'argomento di questa prima parte della lezione. Come nascono le equazioni di Lagrange a partire dal principio dei lavori virtuali dinamico. Allora, cosa dice il principio dei lavori virtuali dinamico? Allora, il principio dei lavori virtuali dinamico ci dice questo. Cioè si caratterizza in una semplice equazione scalare che è la seguente, cioè il delta V attivo conservativo più delta W doppio attivo non conservativo è uguale delta V, l'ho chiamato I. Ok? Allora, cosa ci dice il principio dei lavori virtuali dinamico? Ci dice che se noi consideriamo un sistema, e su questo sistema sono agenti delle forze attive, naturalmente queste forze attive in parte si scaricheranno sui vincoli e daranno luogo a delle forze vincolari, okay? Quindi delle forze cosiddette reattive, e il sistema poi si muoverà, d'accordo? Si muoverà. Quindi avrà associato al movimento dei termini inerziali legati alla sua massa e alla sua inerzia generica. Ok, quindi inerzia anche rotazionale. Il principio dei lavori virtuali dinamico ci dice che il lavoro virtuale delle forze attive conservative più il lavoro virtuale delle forze attive non conservative è uguale al lavoro virtuale delle forze di inerzia. Allora, vedete, in principio dei lavori virtuali, in sostanza, il lavoro virtuale delle forze reattive si è annullato. D'accordo? Questo, diciamo, esattamente per le basi del principio dei lavori virtuali, no? Okay? Perché quello che facciamo di fatto è sostanzialmente proiettare il movimento nelle direzioni ammesse dai vincoli e di conseguenza, nell'ipotesi di vincoli lisci, nelle direzioni ammesse dai vincoli, le forze reattive, cioè le forze vincolari, non fanno lavoro, d'accordo? Quindi questo sarà il bilancio alla base del principio dei lavori virtuali dinamico. Quindi vediamo adesso di specificare questi termini che forma assumono. Ok? Quindi magari ridiciamo un attimo, questo è il lavoro virtuale delle, diciamo, forze attive conservative. Vedete, conservative, qui ho messo come apice sci, quindi conservative, vedremo subito che di fatto queste forze attive possono essere ricavate come l'antigradiente di un potenziale, ok? Quindi queste forze ammettono un potenziale e le forze attive, appunto, nascono, conservative, nascono esattamente come
diciamo, l'antigradiente del potenziale. Mentre questa parte qua sono le forze attive non conservative, cioè il lavoro virtuale delle forze attive non conservative. Quindi quelle per cui non vale, che possono essere scritte, diciamo, come l'antigradiente di un potenziale, questo è il lavoro virtuale delle forze di inerzia. Ok? Quindi questi sono, diciamo, i termini nel principio dei lavori virtuali dinamico. Allora, vediamo com'è che possono essere scritti questi termini. Quindi, diciamo, dalla meccanica, ma qui chiaramente non sto facendo una trattazione da zero, cioè sto richiamando dei concetti che conoscete da materie di tipo meccanica razionale, meccanica applicata che avete già fatto, e quindi vado un po' velocemente, giusto per uniformare un po' la notazione e richiamare i concetti fondamentali. Okay? Quindi il lavoro virtuale delle forze attive conservative può essere scritto in questo modo, come meno du su dq per dq. Ok? Quindi di conseguenza meno du su dq sono le forze generalizzate conservative. Ok, quindi vedete, il lavoro virtuale delle forze attive conservative è scrivibile come il prodotto scalare fra le forze generalizzate conservative, che sono, vedete, esattamente l'antigradiente di U, dove U è una funzione scalare potenziale, quindi questo vettore riga scalare delta Q. Cosa sono i delta Q? Se Q sono una configurazione per il nostro sistema, quindi Q ad esempio è un possibile, no? Quindi un vettore di configurazione del sistema, quindi se Q è un vettore di configurazione del sistema, delta Q è uno spostamento virtuale, ok? Quindi è una variazione infinitesima del vettore di configurazione, e per definizione di spostamento virtuale questo è infinitesimo, reversibile e compatibile con i vincoli all'istante considerato, ok? Considerando, diciamo, i vincoli congelati. Quindi se i vincoli sono effettivamente scleronomi, cioè non dipendono dal tempo, sono effettivamente uno spostamento virtuale, ok? Quindi sono effettivamente di fatto come se il differenziale del Q, ok? Quindi una variazione infinitesima del vettore di configurazione del sistema. Se i vincoli fossero dipendenti dal tempo, cioè fossero reonomi, allora bisogna congelare, diciamo, i vincoli all'istante di tempo e considerare uno spostamento infinitesimo compatibile con i vincoli al tempo congelato. Quindi questo è il lavoro virtuale delle forze attive conservative. Mentre in generale il lavoro virtuale delle forze attive non conservative, come si scrive? Si scrive, diciamo, generalmente come un Q trasposto per delta Q, ora vedremo, con questo simbolo di Q, che sono le forze, diciamo, generalizzate non conservative. Ok? Quindi vi faccio notare che questi oggetti, questo e questo, anche adesso vedremo il lavoro virtuale delle forze di inerzia, sono degli scalari, no? Questi scalari sono ottenuti come dei prodotti scalari fra il vettore Q, quindi Q è un vettore colonna, Q trasposto è un vettore riga, delta Q
è un vettore colonna, quindi questo è un prodotto riga per colonna, cioè un prodotto scalare. D'accordo? Così come, in base alla notazione che abbiamo sempre utilizzato, il gradiente di U rispetto a Q è un vettore riga, ok? Quindi du su dq è un vettore riga, scalare, diciamo, delta Q è un prodotto scalare, il risultato è uno scalare, quindi un lavoro, ok? Quindi un lavoro, diciamo, infinitesimo, virtuale, perché ottenuto facendo effettuare una variazione infinitesima e appunto virtuale del vettore di configurazione. Ora vedremo poi in dettaglio questi vari termini, diciamo, come vengono popolati, no? Quindi adesso stiamo ancora definendo un po' dei contenitori in cui poi andremo a vedere esattamente cosa ci andremo a scrivere. E di nuovo, anche qui, se volete, facendo un po' un salto, no? Ma che si basa su chiaramente delle vostre conoscenze pregresse, il lavoro virtuale delle forze di inerzia, questo dW I, come può essere scritto? Cioè, si può dimostrare che questo oggetto può essere scritto come un prodotto scalare di un termine che è d su dt, dt grande su dq punto, meno dt su dq, ok? Questo oggetto è un vettore riga moltiplicato per delta q, è un lavoro, e questo, diciamo, questo oggetto entro parentesi graffa sono le forze generalizzate di inerzia. Ok, con questo scalare T che è l'energia cinetica del sistema. D'accordo? Quindi in pratica si può dimostrare che il lavoro virtuale delle forze di inerzia è ottenibile facendo il prodotto scalare di un vettore riga, ok? Vettore riga che è costruito di fatto facendo dei gradienti di uno scalare che è l'energia cinetica del sistema rispetto alla Q punto, cioè rispetto alle velocità generalizzate, appunto Q è un vettore di configurazione generico del mio sistema, quindi Q punto sarebbero le velocità associate a quel vettore di configurazione, questo dt su dq punto viene ulteriormente diviso, derivato rispetto al tempo, che è uno scalare, quindi questo oggetto rimane un vettore riga, meno la derivata dello scalare energia cinetica rispetto a Q, quindi questo di nuovo è un vettore riga meno vettore riga, entro parentesi ho un vettore riga, scalare dq che è un vettore colonna, questo oggetto è un prodotto scalare. Quindi questo è uno scalare, esattamente il lavoro virtuale delle forze di inerzia. Ok, quindi sì, questo, diciamo, dalla meccanica razionale si dimostra che il lavoro virtuale delle forze di inerzia è scrivibile come questo oggetto che è derivabile da uno scalare che è l'energia cinetica del sistema. D'accordo? Quindi questi tre termini, diciamo, a cui viene data una forma un pochino più specifica, risultano essere questi che ho scritto. Quindi se vado a riscrivere il lavoro virtuale, il principio di lavoro virtuale dinamico, dando corpo a quelle espressioni del lavoro virtuale delle forze attive conservative, lavoro virtuale delle forze attive non conservative e lavoro virtuale delle forze di inerzia, quello che vado ad ottenere è esattamente questo. Cioè, vedete, tutti e tre i termini si possono essere fattorizzati rispetto a delta Q, di conseguenza il principio dei lavori virtuali dinamico risulta avere questa forma qui. Cioè, quindi d su dt di dl su dq punto, scusatemi, qui non so ancora troppo, quindi meno dt su dq, poi abbiamo più du su dq meno q trasposto delta q uguale a 0. Faccio notare che questo è uno 0 scalare, quindi questo è uno scalare, no? Quindi questo appartiene a R.
Quindi vedete, questo primo pezzo qui è derivato dal lavoro virtuale delle forze di inerzia, quindi ho preso questi tre termini, li ho riportati, diciamo, a sinistra dell'uguale, ho fattorizzato per delta Q e ho ottenuto che questo è il contributo del lavoro virtuale delle forze di inerzia, questo è il contributo delle forze, lavoro virtuale delle forze, diciamo, conservative, questo in generale delle forze non conservative. Se volete, quello che si può fare è che si può dare, diciamo, quindi scusate, un'osservazione, quindi per adesso vedete sono entrati, diciamo, due attori fondamentali in questa equazione, che sono l'energia cinetica del sistema e l'energia potenziale del sistema, no? Perché dall'energia cinetica del sistema T abbiamo fatto derivare di fatto le forze generalizzate di inerzia, questo termine qua, e dal potenziale, dall'energia potenziale, abbiamo fatto derivare le forze generalizzate conservative. Un'altra quantità che può essere introdotta, diciamo, per semplificare la scrittura, o se volete per, diciamo, per dare ulteriore struttura alle equazioni stesse, è il fatto che si può introdurre la funzione lagrangiana, quindi, diciamo, la funzione lagrangiana L, che in generale è funzione di Q e Q punto, e è semplicemente la differenza fra l'energia cinetica e l'energia potenziale del sistema. Quindi è una T, quindi l'energia cinetica T in generale dipende da Q e da Q punto, ok? Quindi lo vedremo nello specifico, ma l'energia cinetica di un sistema in generale dipende dalla configurazione e dalla velocità, ok? Quindi dipende da Q e da Q punto. Mentre l'energia potenziale del sistema dipende soltanto dalla configurazione, quindi meno U, che è soltanto funzione di Q. D'accordo? Quindi siccome la L dipende da Q e da Q punto, ok? E, diciamo, dipende da Q punto esattamente in virtù del fatto che è costruita a partire dall'energia cinetica che dipende da Q punto, mentre l'energia potenziale U non dipende da Q punto, ma dipende soltanto da Q, il principio di lavori virtuale dinamico può essere scritto, diciamo, in maniera esattamente equivalente, introducendo questa funzione lagrangiana e scrivendo questa forma qui, cioè la derivata rispetto al tempo della dl su dq punto meno dl su dq meno q trasposto per delta q uguale a zero scalare. Quindi vedete, quando facciamo la derivata di L rispetto a Q punto, di fatto facciamo soltanto la derivata della T rispetto a Q punto, perché U non dipende da Q punto, ok? Quindi DL su DQ punto è come dire DT su DQ punto, come dire derivata dell'energia cinetica rispetto a Q punto, D su DT, ok? Quindi questo termine qui corrisponde esattamente a questo, no? Poi quando facciamo meno DL su DQ, facciamo sia la derivata di T rispetto a Q, quindi col segno meno otteniamo questo, dopodiché facciamo però anche la derivata di U rispetto a Q e qui ci viene, c'è il segno meno davanti. Quindi con questo segno meno davanti qui, quello che otteniamo, il pezzettino in cui deriviamo questo, è esattamente più du su dq, questo rimane invariato. Ok? Quindi questo è esattamente un modo equivalente di scrivere il principio di lavori virtuale dinamico nel momento in cui introduciamo la funzione lagrangiana, che è funzione di Q e Q punto, ma dipende da Q punto soltanto in virtù del fatto che T dipende da Q punto, ok? Perché l'energia potenziale non dipende dalla velocità generalizzata del sistema. Ecco, a questo punto quindi siamo arrivati a scrivere, cioè di fatto un'equazione, no? Un prodotto scalare, in cui qui abbiamo zero scalare. Ecco, diciamo, è da questa forma qui che adesso nascono le equazioni di Lagrange. Ok? Ecco, ma come si fa a, diciamo, far scaturire da questo prodotto scalare le equazioni di Lagrange? Questo è un passo, diciamo, fondamentale. Quindi questo è
un passo fondamentale anche quando successivamente analizzeremo i cosiddetti casi in cui facciamo dinamica vincolata. Quindi questo è principio lavori virtuali dinamico, ok? Quindi ribadiamolo, questo è un prodotto scalare. Allora, l'ipotesi che facciamo quindi adesso, che diciamo ce la porteremo avanti per tutta questa lezione, ok? È il fatto di considerare che Q, quindi il nostro vettore di configurazione Q, è, diciamo, Q sono delle coordinate lagrangiane, ok, coordinate lagrangiane, diciamo, indipendenti. Indipendenti. Cioè, cosa vuol dire indipendenti? Quindi, sono delle coordinate lagrangiane indipendenti, diciamo, ovvero sono i gradi di libertà del nostro sistema. Ok? Nostro sistema. Vuol dire che in Q ci sono tutte e sole le coordinate che ci servono per specificare la configurazione di un sistema. Ok? Non ce n'è un numero sovrabbondante e quindi tutte queste Q sono fra di loro indipendenti. D'accordo? Quindi queste Q possono essere scelte in maniera completamente arbitraria, cioè non sono soggette a dei legami l'una con l'altra, ok? Quindi le componenti di queste Q sono tutte fra loro indipendenti, d'accordo? Quindi, diciamo, se consideriamo che se del vettore Q prendo la componente iesima e questa la chiamo Q con I, ok? Quindi le Q con I sono tutte fra loro indipendenti. Indipendenti. D'accordo? Quindi questo, ovviamente, ipotizziamo che il nostro sistema abbia, diciamo, n gradi di libertà, quindi per i che va da 1 a n, tutte queste Q con I sono fra di loro indipendenti, quindi possono essere scelte in maniera arbitraria. Allora che succede? Questa è un'ipotesi molto, molto importante, d'accordo? Quindi questa è un'ipotesi molto importante che poi, come dire, più avanti rimuoveremo e quindi vedremo come poi cambiano le equazioni di Lagrange nel momento in cui lavoriamo con delle Q che non sono indipendenti. Però per adesso lo sono. Quindi nel caso in cui le Q sono indipendenti, cosa vuol dire? Vuol dire che, vedete, in questo prodotto scalare, quindi nel principio dei lavori virtuali, queste delta Q sono degli spostamenti virtuali, quindi sono delle variazioni di posizione delle varie coordinate Q che, diciamo, descrivono il nostro sistema. Se queste Q possono essere scelte in maniera indipendente, allora io in questo prodotto scalare, ad esempio, posso dire un delta Q che vado a considerare, ad esempio, un delta Q che vado a considerare, ad esempio, è questo, no? Quindi è, ad esempio, 1, 0, tutti zeri, trasposto, cioè questo vettore colonna, no? Quindi, ad esempio, prendo che il delta Q è esattamente il primo elemento della base canonica in Rn, ok? Allora, se faccio questo lo posso fare, perché? Perché siccome le componenti di questo vettore sono fra di loro indipendenti, le posso scegliere in maniera arbitraria. Quindi decido di mettere qui un 1 e di qua tutti i zeri, d'accordo? Questo lo posso fare perché questo è uno spostamento virtuale. Allora potrei, ad esempio, stabilire che se utilizzo questo delta Q come spostamento virtuale, che succede? In questo prodotto scalare quello che sto selezionando sostanzialmente è il primo elemento di questo vettore riga, ok? Quindi forse questo lo potrei dire meglio, perché questo
prodotto scalare che qui ho scritto appunto in maniera compatta, se volete la posso scrivere anche in questo modo, cioè come sommatoria per i che va da 1 ad n di d su dt dl su dl su dq punto i meno dl su dq con i meno q con i meno q con i, quindi sto facendo questo per dq con i, e questo so che la somma di questo è uguale a 0, no? Quindi questo prodotto scalare, vettore riga per vettore colonna, lo posso scrivere come la sommatoria del primo elemento di questo vettore riga per delta q1, il secondo elemento per delta q2, terzo elemento per delta q3 e così via. Quindi se lo scrivo come, diciamo, in maniera indiciale, cioè come sommatoria, ottengo una cosa del genere, no? Quindi se il mio, diciamo, delta q è fatto in modo tale per cui delta q1 è uguale a 1 e delta q da 2 in poi sono 0, quando faccio questo prodotto scalare, cioè quando faccio questo prodotto scalare, ovvero questa, diciamo, somma di prodotti, quello che vado sostanzialmente a selezionare è la prima componente di questo vettore, no? La prima componente di questo. Quindi se scelgo questo, quel prodotto mi sta dicendo che d su dt di dl su dq.1 meno dl su dq1 meno 1 è uguale a 0. Ok? Perché ho selezionato il primo elemento, gli altri sono stati portati a 0 dagli altri componenti, quindi questo deve essere uguale a 0. Ok? Se adesso scelgo come delta Q arbitrario il secondo elemento della base canonica in Rn, ad esempio scelgo che delta Q è uguale a 0, 1, 0, tutti zeri fino a fondo, ok, scelgo questo come vettore riga, allora quando faccio questa sommatoria il primo delta Q1 è 0, ok, mi azzera anche il primo termine, il secondo mi viene selezionato perché va a moltiplicare 1, dal terzo compreso in poi tutti i termini sono azzerati, d'accordo? Quindi questo mi porta a scrivere che d su dt di dl su dq2 punto meno dl su dq2 meno q2 è uguale a 0. Ok? D'accordo? Quindi se procedo in questo modo, quando vado a prendere appunto, diciamo, questa cosa la posso fare ripetendo per tutti gli elementi, scegliendo delta Q uguale a tutti gli elementi della base canonica in Rn, no? Quindi siccome ho libertà di scegliere delta Q in maniera arbitraria, e questo delta Q può essere scelto in questo modo, quello che succede è che di volta in volta io vado ad annullare, diciamo, ciascuna componente di questo vettore riga e quindi di fatto ottengo una equazione di questo tipo, ok? Quindi se questa cosa la ripeto per tutti gli elementi della base canonica in Rn, di fatto quello che vado a richiedere è che tutti gli elementi di questo vettore riga siano nulli, ok? Quindi che tutti gli elementi di quel vettore riga siano nulli significa, diciamo, lo possiamo vedere quindi in due modi, quindi o se volete in maniera vettoriale o in maniera indiciale, no? Che sostanzialmente, quindi che di fatto d su dt dl su dq.i meno dl su dqi meno qi uguale a 0, ok? Quindi se volete, quindi ciascuno di questi termini deve essere uguale a 0 con i che va da 1 fino a n,
Ok, quindi questa è la versione, diciamo, indiciale, ovvero che tutto il vettore, tutto quel vettore riga lì deve essere uguale a 0, ok? 0 riga. Quindi equivalentemente che d su dt di dl su dq punto meno dl su dq meno q trasposto uguale a 0 trasposto, no? Sto dicendo che un vettore riga deve essere nullo. Vi faccio notare che di nuovo dl su dq punto è un gradiente, quindi per noi il gradiente è un vettore riga, no? Quindi questi sono vettori riga, questo deve essere un vettore riga uguale a 0 vettore riga. Siccome a noi ci piace lavorare con vettori colonna, tipicamente quello che facciamo è trasporre, quindi eguagliare invece che un vettore, diciamo, riga nullo, un vettore colonna nullo. Quindi quello che facciamo è scrivere questo. Quindi questo termine qui sarà un vettore riga, noi lo trasponiamo perché vogliamo vettore colonna meno vettore colonna uguale 0 vettore colonna. D'accordo? Quindi questo è l'equivalente in forma vettoriale. D'accordo? Quindi quelle che abbiamo ottenuto cosa sono? Quelle che abbiamo ottenuto sono semplicemente le equazioni di Lagrange. Ok? Quindi se vi ricordate dalla meccanica, sono le equazioni di Lagrange. Penso che tipicamente siete stati abituati a vederle così, quindi in maniera indiciale, per cui, diciamo, per ogni indice i che va da 1 ad n, dove n piccolo sono i gradi di libertà del sistema, avete questa equazione differenziale, che è un'equazione differenziale di moto del sistema relativo al grado di libertà iesimo. Okay? Se tutte queste equazioni in forma indiciale per i che va da 1 a n le raggruppate in un unico vettore, ottenete questa versione qui. Quindi questo direttamente è un sistema di n equazioni differenziali, ok? Qui semplicemente ripetendolo per l'indice che va da 1 a n. Quindi queste sono le equazioni di Lagrange, e sono appunto un sistema, quindi nel caso in cui abbiamo a che fare con un sistema che ha n gradi di libertà, perché vedete Q, diciamo, i va da 1 ad n, il vettore q era un vettore di Rn, configurazione del sistema, ipotizziamo appunto q appartenente a Rn, quindi ho bisogno di n componenti per specificare la configurazione del mio sistema, e le equazioni di Lagrange sono un sistema di equazioni, di n equazioni differenziali di moto del sistema. D'accordo? Quindi vedete il passaggio chiave, lo ribadisco, è per poter arrivare dal principio di lavoro virtuale dinamico all'equazione di Lagrange in forma, diciamo, classica, è il fatto di considerare il vettore Q delle coordinate lagrangiane indipendenti. Ok? Ovvero questi sono esattamente tutti e soli i gradi di libertà del mio sistema. Vedremo che potrei decidere di utilizzare come Q un numero sovrabbondante di variabili, che poi saranno legate fra di loro in qualche modo, allora a quel punto non potrei più fare questo ragionamento, okay? Perché non potrei più scegliere le delta Q in maniera arbitraria come ho fatto adesso, e di conseguenza andare a imporre l'annullamento del vettore riga per il quale questi spostamenti virtuali sono moltiplicati. Okay? Infatti vedremo che nel caso generale in cui Q non sono una configurazione minima del sistema, le equazioni di Lagrange assumeranno una forma diversa e avremo necessità di introdurre dei moltiplicatori. Okay? Quindi le equazioni di Lagrange saranno leggermente diverse. Okay? Però per adesso ritorniamo nella forma standard, e quindi le equazioni di Lagrange assumono la forma che dovreste sapere. No? Quindi questo è semplicemente un piccolo excursus su come si richiama, su come le equazioni di Lagrange derivano dal principio dei lavori virtuali dinamico. Ok, ecco, vi faccio notare che naturalmente quando andiamo a scrivere le equazioni di Lagrange
Quali sono poi gli ingredienti fondamentali? Sono lagrangiana, quindi lagrangiana, ossia la differenza tra l'energia cinetica totale del sistema e l'energia potenziale del sistema, e eventualmente delle forze attive non conservative che trovano il loro posto all'interno di questo vettore Q, ok? Le componenti Q con I. Ok, quindi quello che vogliamo fare adesso, in sostanza, è che diciamo, gli ingredienti fondamentali per arrivare a scrivere la dinamica di un sistema meccanico con le equazioni di Lagrange sono, diciamo, gli ingredienti sono tre. Fondamentali sono lo scrivere l'energia cinetica T, quindi T energia cinetica, diciamo, totale del sistema, la U, quindi la energia potenziale totale del sistema, ok, e andare a scrivere il vettore delle Q, cioè le forze generalizzate, diciamo, non conservative. D'accordo? Queste Q sono quelle che, appunto, in meccanica si chiamano anche spesso la componente lagrangiana delle forze attive. Forze generalizzate non conservative, quindi mi raccomando, queste sono comunque forze attive, eh? Forze attive, quindi queste O, componente lagrangiana delle forze attive. Quindi vi faccio notare, cosa fondamentale, nelle equazioni, quando scrivete la dinamica di un sistema con le equazioni di Lagrange, le forze vincolari non ci sono. Perché? Perché naturalmente nel principio dei lavori virtuali ci sono soltanto le forze attive, ok? Di conseguenza non ci sarà necessità di andare a calcolarsi il contributo delle forze vincolari, d'accordo? Questo è un aspetto fondamentale che dovrebbe essere abbastanza chiaro. Quindi quello che vogliamo fare adesso è vedere com'è che, diciamo, possiamo specificare le equazioni di Lagrange per un sistema meccanico, diciamo, particolare, che è ad esempio un braccio robotico, okay? Per il quale siamo stati in grado di sviluppare, diciamo, un armamentario di parametrizzazione e quant'altro per poter scrivere ad esempio le velocità del centro di massa, le velocità angolari dei vari link del nostro robot seriale, e quindi poter poi di fatto utilizzare quella struttura, quella rappresentazione per calcolarsi ad esempio energia cinetica, energia potenziale e poi vedere come si calcolano le forze generalizzate. Ok, quindi vorremmo arrivare a dare una forma specifica, un pochino meno generale, delle equazioni di Lagrange che voi scrivereste, diciamo, da zero per un sistema che non conoscete. Ok, quindi vogliamo far vedere di poter arrivare ad una certa, quindi poter dare una struttura a questa lagrangiana, dando una forma particolare all'energia cinetica e all'energia potenziale, successivamente anche alle forze generalizzate. D'accordo? Quindi questo è l'obiettivo. Ok, quindi vediamo il calcolo di vari termini nel caso in cui consideriamo un manipolatore seriale. Quindi, diciamo, quello che andiamo cercando sono le equazioni
di Lagrange. Lagrange in forma standard. Per manipolatori seriali. Ok, quindi per catene cinematiche seriali. Ok, quindi questo è quello che andiamo cercando. Quindi partiamo dallo scrivere, dal calcolare dell'energia cinetica, quindi calcolo della T, quindi diciamo della T di Q, Q punto, ovvero della energia cinetica. Allora, l'energia cinetica, stiamo parlando dell'energia cinetica di un braccio robotico, ok? Quindi un braccio robotico dov'è che ce l'ha concentrata la massa? Chiaramente ce l'ha concentrata sui vari link, ok? Quindi se noi conosciamo, siamo in grado di scrivere l'energia cinetica del generico link iesimo, possiamo poi applicare questa stessa formula per scrivere l'energia cinetica di tutti i link della catena cinematica e quindi di conseguenza sommare questi contributi ed arrivare a scrivere l'energia cinetica di tutto il braccio robotico, ok? Quindi quello che facciamo è, lo scriviamo per il link iesimo. Quindi il link iesimo è un corpo rigido, ok? Quindi un corpo rigido, l'energia cinetica come viene scritta? Beh, semplicemente applicando il teorema di Koenig, che mi dice che l'energia cinetica di un corpo rigido è l'energia cinetica traslazionale associata alla velocità lineare del suo centro di massa più l'energia rotazionale attorno al centro di massa. Ok, quindi per il link iesimo la energia cinetica T di quel link la chiamo T con I, ok? Quindi per il link iesimo è semplicemente data da un mezzo, la massa M con I del link iesimo moltiplicato il modulo della velocità del centro di massa di quel link, ok? Al quadrato. Quindi se la velocità del centro di massa del link iesimo la chiamo V di C con I, ok? V di C con I trasposto per V di C con I è il modulo della velocità del centro di massa al quadrato, ok? Quindi questo termine è il termine, diciamo, di energia cinetica traslazionale associato al moto lineare del baricentro, no? Più ci sarà il contributo rotazionale, quindi avrò un mezzo, è omega I trasposto, omega I è la velocità angolare, no? del link iesimo, per J I, tensore in inerzia scritto utilizzando come polo il centro di massa di quel link, per omega I. Ok? Quindi naturalmente l'energia cinetica complessiva di un link è data dalla quella che possiamo chiamare la T con I, diciamo, traslazionale, quindi associata alla velocità lineare del centro di massa di quel link, più l'energia cinetica rotazionale attorno al centro di massa. Quindi questa è quella che possiamo chiamare la T con I rotazionale. Ok? Quindi questo J con I cosa rappresenta? Questo è il tensore di inerzia, scritto rispetto al polo, diciamo, C con I. Che cos'è il polo C con I? È il centro di massa del link I. Ok, quindi scriviamolo magari qui. C con I è centro di massa del link iesimo. D'accordo? Quindi questo qui altro non è che il teorema di Koenig per un corpo rigido generico che si muove nello spazio, con questa velocità lineare del centro di massa
e con questa velocità angolare, quindi quantità globale del corpo rigido, di rotazione rispetto a un sistema di riferimento fisso. Okay? Quindi contributo dell'energia cinetica traslazionale più l'energia cinetica rotazionale. D'accordo? Ecco, un'osservazione, siccome adesso noi quello che vogliamo fare, vogliamo di fatto poi fare dei calcoli con queste quantità, stabiliamo di lavorare con delle componenti di questi vettori. Ok? Quindi per, diciamo, di default ipotizziamo, quindi fate conto di avere come riferimento la parametrizzazione, ad esempio, di Denavit-Hartenberg, e di aver scelto di scrivere le componenti di questi vettori nel sistema di riferimento S0, cioè quello solidale al telaio. Ok? Quindi se faccio questa ipotesi, diciamo, immaginatevi che l'energia cinetica T con I la sto scrivendo utilizzando le componenti di questi vettori nel sistema di riferimento 0. No? Quindi in questo caso la T con I assume la forma 1/2 M con I, cioè vado semplicemente a specificare che le componenti di questi vettori sono in 0. Quindi questa sarebbe la VDC con I componente in 0 trasposto per la VDC con I componente in 0. Quindi questo è di nuovo un prodotto scalare, ma stavolta esplicitamente in componenti. Quindi ad esempio queste V di C con I in 0, cosa sono? Non sono altro che le componenti del vettore V di C con I nel sistema di riferimento 0, no? Quindi diciamo in S0, che sarebbe il sistema di riferimento fisso solidale al telaio, ovvero, se ci pensate bene, il primo sistema di riferimento che attaccate al telaio corpo fisso. Quindi questa è la forma in cui diventa, per cui se io adotto questo sistema di riferimento per fare i calcoli, questa forma quadratica, vedete, qui c'ho il tensore di inerzia, questo tensore di inerzia deve essere espresso in componenti nel sistema di riferimento 0, se utilizzo appunto le componenti di omega in 0, no? Quindi le quantità devono essere congruenti, per cui qui avrò 1/2 omega i in componenti 0 trasposto per tensore di inerzia baricentrico del corpo iesimo, scritto in componenti, ovviamente lo metto qua nel sistema di riferimento 0, per componenti omega i in 0. Ok, quindi naturalmente se lavoro con le componenti di omega in 0, ok, devo avere la rappresentazione del tensore di inerzia come matrice in componenti 0. Ok? Altrimenti quello che posso fare, tipicamente la parte su cui si va a lavorare, diciamo, questa parte di energia cinetica traslazionale, tipicamente la lascio così. Questa parte qui la posso eventualmente modificare, non tanto, questo alla fine è uno scalare, d'accordo? L'importante è che io utilizzi le componenti di omega e del tensore di inerzia nello stesso sistema di riferimento per poter fare, per scrivere questa forma quadratica. Bisogna che le quantità siano fra di loro congruenti, no? Quindi se volete, quello che posso fare è che posso trasformare questa parte rotazionale, diciamo, giusto per fare una piccola digressione, cioè la componente T con I rotazionale, che lì ho scritto come 1/2 omega I 0 trasposto per tensore di inerzia baricentrico del link I in componenti 0 omega I 0, io so naturalmente che posso cambiare le componenti, no? Quindi posso... qui ho messo le cose, vabbè, uguale. Quindi qui ho omega I, diciamo, in 0. Questa naturalmente è uguale a R0I per omega I in I. Cioè posso cambiare le componenti della velocità angolare del corpo iesimo dalla terna solidale a quel link lì alla terna 0, mediante semplicemente la matrice di rotazione che riporta le componenti della terna I alla terna 0, no? Quindi naturalmente, se vale questo, vale anche che omega I 0 trasposto è uguale a omega I in I trasposto per R0I trasposto. Né? Quindi questa espressione qui la posso scrivere anche in questo modo, cioè al posto della versione omega I in 0 ci metto la componente omega I in I. Quindi qui ottengo omega I in I trasposto per R0I trasposto
per JI0 per R0I per omega I in I. Ok? E quindi questa quantità qui cosa deve essere? Questa deve essere la JI in I. Ok? Perché naturalmente questo scalare deve essere indipendente dal sistema di riferimento in cui lo vado a calcolare, no? Quindi se utilizzo, ci manca l'un mezzo, se utilizzo le componenti nel sistema di riferimento io, nel sistema di riferimento 0, quello che succede è semplicemente è che utilizzo le componenti di omega diverse e il tensore di inerzia mi deve cambiare per congruenza, no? E quindi qui otterrò anche un mezzo omega I in I trasposto per J I in I per omega I in I. Ok? Quindi questo naturalmente sono cose che abbiamo già visto e quindi questo mi dice che c'è questa relazione, no? Omega I in I è uguale a R0I trasposto per J I0 per R0I, ovvero la trasformazione, diciamo, inversa è questa, no? Omega I0 uguale R0I per J I in I per R0I trasposto. Ok? Quindi cosa vuol dire questo? Diciamo, vediamo com'è che si... Cioè, abbiamo dimostrato che l'energia cinetica rotazionale la posso scrivere o lavorando con la velocità angolare, il tensore di inerzia del corpo iesimo in componenti 0, ok? Dando luogo a questo scalare, oppure in maniera completamente equivalente lavorando con le componenti della velocità angolare del corpo iesimo, interna I, e naturalmente utilizzando la versione del tensore di inerzia del link iesimo rispetto al suo centro di massa in componenti in I. D'accordo? Vedete che gli apici devono essere congruenti perché sto facendo i calcoli con quantità nello stesso sistema di riferimento, no? Quindi uno potrebbe scegliere di calcolare la parte di energia cinetica rotazionale utilizzando una versione in cui il tensore di inerzia tipicamente sarà costante, perché il tensore di inerzia del link iesimo nel sistema di riferimento a lui solidale sarà una matrice costante che posso calcolare, diciamo, una volta per tutte se conosco la forma del link, d'accordo? E quindi questa quantità qui me la posso calcolare, quindi l'energia cinetica rotazionale la posso calcolare in questa forma qui. Oppure se volete ancora lavorare con le componenti di omega interna a zero, allora vi serve di calcolarvi l'espressione del tensore di inerzia del link iesimo rispetto al suo centro di massa interna a zero, e questa operazione la potete fare trasformando per congruenza il tensore di inerzia del link rispetto a una terna a lui solidale, cioè in I, trasformarla per congruenza e calcolare l'espressione interna a zero. Okay? Perché tipicamente questa potrebbe essere la via? Perché, come dicevo prima, il tensore di inerzia di un link nella terna adesso solidale è qualcosa di calcolabile e nota, mentre il J con I interna a zero prevede una variazione nel tempo dell'orientazione. Ok? Quindi in generale questa espressione J con I in 0 sarà funzione del tempo, perché quel link si cambia orientazione del tempo rispetto alla terna 0. Ok? Se volete vedere, diciamo, ci sarà in generale una dipendenza che questo qui dipenderà dal tempo in virtù del fatto che questa matrice dipende dal tempo e questa matrice dipende dal tempo. Ok? Quindi questo lo calcolo. Questo ce l'ho, diciamo, tabellato, me lo calcolo dalla forma geometrica costante con la matrice R di T, ottengo un tensore di inerzia interna 0 in funzione del tempo e lo posso andare a mettere qua giù. Ok? Quindi se decido di adottare le componenti interna 0, devo ricordarmi che qui ci sarà una matrice che dipenderà dal tempo in virtù del fatto che è una trasformazione per congruenza di una matrice costante. Ok? Con matrice di passaggio che dipende dal tempo. Ok? Quindi questi sono tutti modi, diciamo, equivalenti di andarsi a calcolare l'energia cinetica rotazionale. Per quanto riguarda la parte di energia cinetica traslazionale, diciamo, sarà abbastanza comodo calcolarla in quella forma lì. D'accordo? Quindi, ad ogni modo, possiamo calcolare la parte rotazionale in vari modi. Ipotizziamo adesso di continuare a calcolarcela, diciamo, interna a zero. Quindi lavoriamo con la velocità angolare
del link generico interna a 0 e sappiamo che il suo tensore di inerzia interna a 0 sarà calcolabile a partire da quello solidale in questa forma qui. Quindi a questo punto cosa voglio fare? Voglio andare a sfruttare il fatto che diciamo, tutta l'analisi del giacobiano di un manipolatore mi consente di scrivere delle espressioni abbastanza compatte per quanto riguarda, ad esempio, la velocità del centro di massa e la velocità angolare di un generico link. E quindi questo adesso lo voglio sfruttare per poter dare una forma più compatta e più standard a delle equazioni che sono poi le equazioni di Lagrange della dinamica. Bene, quindi noi sappiamo che, ad esempio, se per ogni link utilizziamo il centro di massa del link stesso come polo, noi possiamo scrivere che il twist xi ci con i è uguale a, naturalmente qui ci sarà la velocità di ci con i e qui ci sarà la velocità angolare omega i di quel link. E, diciamo, omettiamo gli apici, perché ipotizziamo di lavorare in componenti nel sistema di riferimento 0. D'accordo? Quindi, diciamo, omettiamo apici, quindi, diciamo, dando per scontato di lavorare in componenti S0, ok? Nel sistema di riferimento fisso. Quindi, qui è come se ci fosse apice 0, ok? Lo ometto perché lo diamo per scontato. Quindi, questo sarà uguale a cosa? Al giacobiano, e abbiamo visto ci sarà una parte di giacobiano di posizione e una parte di giacobiano di orientazione relativo al link I. Qui faccio riferimento al giacobiano di posizione che utilizza come polo il centro di massa, e lo chiamo V. Quindi questo è uguale a J con I per Q punto. Ok? Ecco, adesso quello che faccio è, quindi questo sarebbe il giacobiano relativo al link iesimo, no? Quindi che forma ha questo giacobiano? Se definisco con J V I apice J, cosa? La colonna J-esima di J-V con I, ok? E definisco con J omega I, quindi apice J, la colonna J-esima di J omega I. Ok? Io so che da Denavit-Artem, quindi ipotizziamo ad esempio di aver parametrizzato la nostra catena cinematica seriale con Denavit-Artemberg, no? Quindi stabilisco che uso Denavit-Artemberg, e allora posso scrivere che per J minore o uguale di I, ok? Quindi per tutti i giunti effettivamente dalla base fino al link iesimo, la colonna, quindi scriviamola qui, la JVI apice J, quindi quella colonna lì che struttura avrà? Avrà una struttura fatta in questo modo, sarà una ZJ-1 cappuccio per P apice J-1 P C con I, se questo è un giunto rotoidale,
elipsoidale e avrà invece una struttura ZJ-1 se è un prismatico. Ok, quindi la parte di posizione del giacobiano relativo all'inchiesimo scritto utilizzando come polo il suo centro di massa, no? Quindi avrà una colonna generica J che è pari al prodotto vettoriale fra il versore dell'asse Z del sistema di riferimento J-1 vettor il vettore PJ-1 PC con I, cioè il vettore, ora lo vedremo, spiccato dall'origine del sistema di riferimento J-1 fino al baricentro C con I dell'inchiesimo. Okay? Questo se il giunto di cui parliamo, questo giunto, diciamo, J-esimo è rotoidale. Altrimenti abbiamo ZJ-1, cioè il versore dell'asse Z del sistema di riferimento J-1, se quel giunto di cui stiamo parlando è un giunto prismatico. Okay? Quindi questo, diciamo, niente di nuovo, sono definizioni delle colonne del giacobiano di posizione, okay, di una catena cinematica seriale a seconda del tipo di giunto. Mentre avremo che J omega I J è uguale a Z J-1 se il giunto è rotoidale. Ok, mentre avremo chiaramente 0 vettore tre componenti se il giunto è prismatico. Quindi cosa ci dice questo? Ci dice che la colonna J-esima, no, del giacobiano di orientazione relativo al link iesimo, okay, sarà, se il giunto è rotoidale, il versore, la terza componente, dice, quindi diciamo il versore dell'asse Z del sistema di riferimento J-1, okay, quindi il sistema di riferimento che ha come suo asse l'asse del giunto, no? Se è rotoidale. Zero se è prismatico, perché chiaramente un prismatico non mi dà contributo alla parte di orientazione del giacobiano. Ok? Ecco, una piccola osservazione. Questo vettore PJ-1 C con I, cioè questo qui, il PJ-1 C con I, cos'è? È il vettore, mi sarebbero le componenti, no? Del vettore da l'origine di S J-1, ok, a centro di massa di massa, diciamo, C con I del link iesimo. Ok? Quindi naturalmente stiamo utilizzando come polo il centro di massa C con I del link iesimo, dobbiamo andare a puntare esattamente il centro di massa come polo, e quindi di quel punto lì dobbiamo scrivere la velocità lineare, cosa che viene richiesta nel momento in cui abbiamo un rotoidale e stiamo guardando il contributo al giacobiano di posizione. D'accordo? Ecco, ora semplicemente una, diciamo, una piccola osservazione, no? Se noi abbiamo, se consideriamo il link iesimo, ok, a definire il moto del link iesimo concorreranno soltanto i giunti esattamente fino a quel link lì, cioè i giunti che della catena cinematica sono a valle del link iesimo chiaramente non contribuiranno alla sua velocità, d'accordo? Però quello che noi vogliamo fare, vogliamo in realtà, diciamo, essere in grado di scrivere un giacobiano che prenda in ingresso tutte le variabili di giunto derivate rispetto al tempo, ok? Di conseguenza, cosa facciamo? Diciamo, estendiamo semplicemente la definizione di giacobiano, diciamo, mettendo degli zeri nelle colonne a valle della iesima per filtrare il contributo delle velocità che in realtà non concorrono alla velocità del link iesimo, d'accordo? Quindi noi facciamo una cosa di questo tipo, cioè per J che sta oltre I, quindi per J che è appunto minore di I, quindi è maggiore di I e minore o uguale di N, quello che facciamo è completiamo il giacobiano in questo modo, cioè mettiamo degli zeri, no? Quindi aggiungiamo
delle colonne di zeri, ok? In modo tale che quello che di fatto noi facciamo è che il j v con i vogliamo che sia fatto in questo modo, cioè sarà una matrice in cui avremo j v i colonna 1, j v i colonna 2 fino a j v i colonna i, ok? Naturalmente alla definizione del giacobiano relativa all'incheiesimo concorreranno tutti giunti fino all'incheiesimo, d'accordo? Quelli dopo non concorreranno, però noi vogliamo essere in grado di avere un giacobiano che ha un numero di colonne esattamente pari a n, cioè al numero di giunti completo della nostra catena cinematica seriale. Ok, quindi cosa facciamo? Andiamo a mettere degli zeri oltre, in modo tale che le velocità a valle della iesimo, cioè dalla i più unesima in poi, vengano filtrate via e non danno un contributo, d'accordo? Quindi facciamo una cosa in questo modo, per cui questa matrice diventa una matrice 3 per n. Ok, cioè facciamo un'estensione del giacobiano normale, no? Con delle colonne di zeri in modo tale da filtrare via il contributo delle velocità a valle dell'incheiesimo. La stessa cosa la facciamo anche per il giacobiano di orientazione, quindi la j omega i sarà esattamente uguale a j omega i colonna 1, questa è quella normale, j omega i colonna 2, fino a j omega i colonna iesima, dalla i più unesima compresa in poi ci mettiamo degli zeri, quindi alla fine otteniamo una matrice che è una, di nuovo, una 3 per n. Ok, quindi il giacobiano di orientazione e il giacobiano di posizione saranno estese in questo modo, in modo tale da diventare delle matrici 3 per n. Questo ci consente adesso di scrivere, quindi di dare una ulteriore forma a questa t con i. Ok, quindi di fatto siamo arrivati, diciamo, ritorniamo esattamente a questa espressione qui. Ok? E appunto, ritorniamo a questa espressione dando una forma alla velocità vdc con i, scritta come il giacobiano di posizione per q punto completo con n componenti, e all'omega i come j omega i per q punto completo con n componenti. Ok? Quindi ritorniamo, quindi diamo una forma, tutto questo lavoro per arrivare sostanzialmente a dare una forma specifica alla velocità lineare del centro di massa e alla velocità angolare del link in funzione dei giacobiani. E quindi possiamo scrivere che la t con i risulta essere uguale a 1/2 m con i, la vdc con i trasposto, no? Ma la vdc con i trasposto sarà q punto trasposto per j vdc con i trasposto per vdc con i, cioè j c con i per q punto. Ok, quindi questa è la parte di energia cinetica traslazionale. Più la componente rotazionale, cioè più 1/2 la omega trasposto, ma la omega trasposto sarà q punto trasposto per giacobiano di orientazione omega i trasposto per il tensore di inerzia dell'incheiesimo, quindi tensore di inerzia lo faccio in questo simbolo doppio, j con i per giacobiano di orientazione j omega i per q punto. Ok? Quindi vedete qual è l'obiettivo di questo. Facendo questa operazione ho potuto, diciamo, vedete, fattorizzare a sinistra rispetto a Q punto trasposto. E qui c'ho a sinistra rispetto a Q punto trasposto. Mentre di qua c'ho a destra Q punto e qui c'ho a destra Q punto. Quindi posso fattorizzare questa espressione, diciamo, a sinistra per Q punto trasposto e a destra per Q punto. E quindi posso arrivare a scrivere un'espressione di questo tipo. Cioè che la mia t con i risulta essere uguale a 1/2
Q punto trasposto e metto in evidenza appunto qui M con I per J C con I trasposto per J C con I più J omega I tensore di inerzia iesimo che si è trasposto per J omega I qui per Q punto. Ok? Quindi scusate, qui ho usato una volta un simbolo, una volta un altro. J C con I diciamo è equivalente a J V con I. Ok? Sono, diciamo, l'ho usati come sinonimi. Si sta comunque sempre parlando del giacobiano di posizione riferito, cioè giacobiano di posizione che guarda come punto della velocità lineare polo il centro di massa dell'inchiesimo. Ok? Quindi queste sono, diciamo, due cose che sono sinonime fra di loro. Ok? Quindi quello che posso fare è che posso definire questo oggetto come B con I. Ok? Questa è una B con I che in generale dipenderà dalla configurazione. Vedete, questa B con I cos'è? Questa è una matrice, no? Perché M con I è uno scalare, ma questa JC con I è una matrice 3×n. Quindi JC con I trasposto sarà una matrice n per 3. Quindi questa sarà una n per 3 per una 3×n, questa è una matrice n per n. No? Questa è una matrice n per 3, il tensore di inerzia è una 3 per 3, questa è una 3×n. Quindi n per 3 per 3 per 3 per 3 per n, questa matrice è una n per n. Quindi sto sommando due matrici n per n, questa matrice n per n, B con I, di Q la chiamo, questa matrice la chiamo B con I di Q. E questa sarà una matrice n per n. Ok? Quindi, cosa ho fatto? Ho definito questa matrice B con I. Questa matrice B con I può essere considerata come la matrice, diciamo, di massa o matrice di inerzia relativa all'inchiesimo. Vedete che ha un contributo, diciamo, traslazionale mediante il giacobiano di posizione moltiplicato per la massa e un contributo rotazionale dovuto al tensore di inerzia, diciamo, trasformato mediante il giacobiano di orientazione. Quindi questa B con I. A questo punto l'energia cinetica complessiva del mio sistema, l'energia cinetica è una quantità additiva, quindi l'energia cinetica complessiva del mio sistema, cioè del braccio robotico, sarà pari alla somma delle energie cinetiche di tutti i link, cioè di tutti i corpi rigidi che costituiscono la catena cinematica seriale braccio robot. No? E quindi potrò semplicemente scrivere che la mia T, quindi la mia energia cinetica T totale, sarà pari alla sommatoria per I che va da 1 ad n delle T con I. D'accordo? Quindi posso scrivere che questo è uguale alla sommatoria delle T con I, in cui la generica T con I ha questa struttura qui. Ok? Ma quindi questo vorrà dire che sarà semplicemente uguale a 1/2 Q punto trasposto, perché Q punto è uguale, diciamo, non dipende dalla sommatoria, quindi lo posso portare fuori dalla sommatoria, quindi 1/2 Q punto trasposto per la sommatoria per I che va da 1 ad n di tutte le B con I, di tutte le B con I di Q, per Q punto. Ok? Quindi la matrice che è data dalla sommatoria di tutte le B con I, in cui la B con I è la matrice di massa di ciascun link, questa matrice ottenuta sommando queste varie matrici relative a ciascun link, viene chiamata matrice B di Q. Ok? E questa matrice, ovviamente, essendo una somma di matrici di n matrici di dimensione n per n, è una matrice n per n. Quindi questa è una matrice, diciamo, n per n, è una matrice simmetrica e positiva definita. Positiva definita, ok? E quindi vedete che alla fine, diciamo, l'energia cinetica è scrivibile come 1/2
per Q punto trasposto per questa matrice B di Q per Q punto. Quindi vedete, l'energia cinetica alla fine è una forma quadratica delle velocità generalizzate Q punto, quindi le derivate temporali della configurazione che abbiamo utilizzato per rappresentare la postura del nostro sistema, pesata rispetto, diciamo, a una matrice B che è esattamente una matrice costruita come, diciamo, somma di tanti contributi in cui ciascun contributo iesimo ha questa struttura qui. Okay? Quindi la matrice di peso di questa forma quadratica altro non è che la matrice di massa ottenuta come somma delle matrici di massa di tutti i vari link. Okay? E quindi questa B prende il nome di, diciamo, di matrice di massa o matrice di inerzia. Ok? Tipicamente sui libri americani viene chiamata la cosiddetta mass matrix. Ok? E tipicamente indicata con questo simbolo, B. D'accordo? Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo di fatto sfruttato il fatto che avevamo, diciamo, costruito tutto un sistema per poter fattorizzare la velocità del centro di massa e la velocità angolare del generico corpo rigido in funzione delle velocità aggiunti, che sarebbero le nostre, diciamo, velocità generalizzate, e quindi dare una forma di questo tipo all'energia cinetica complessiva del nostro manipolatore seriale. Quindi, di fatto, da un punto di vista operativo, pratico, la cosa è molto semplice, no? Cioè, per ogni link cosa faccio? Conosco la sua massa, mi vado a calcolare il giacobiano di posizione relativo al suo centro di massa, okay? Mi vado a prendere il tensore inerzia di quel link lì. Se questi giacobiani ce l'ho in componenti 0, questo me lo devo calcolare interno a 0, se ce l'ho, diciamo, nativamente in un sistema di riferimento locale, lo trasformo per congruenza e me lo vado a portare in componenti 0, dove sono esattamente espressi anche questi giacobiani di orientazione, mi faccio la somma di queste due matrici n per n e mi trovo questa matrice B con I di Q n per n, che è la matrice di massa del link iesimo. Sommo questi contributi per tutti gli n link, ottengo una matrice B di Q, di nuovo una n per n, so che un mezzo Q punto trasposto per B di Q per Q punto è l'energia cinetica complessiva del mio robot seriale. Ok? Quindi, diciamo, niente di più semplice. Ok? Quindi, per quanto riguarda l'energia cinetica di un manipolatore seriale, questa è la struttura finale a cui si arriva. D'accordo? Ok, vediamo invece com'è che si può scrivere il calcolo di energia potenziale per il nostro manipolatore seriale. Quindi quello che faccio adesso è, vi do una forma per il calcolo della energia potenziale del manipolatore seriale. Ecco, attenzione a una cosa, diciamo, in generale il mio sistema potrei avere, molte fonti di energia potenziale, no? Quindi potrei avere, ad esempio, delle molle che mi vanno a collegare, ad esempio, i vari link del mio manipolatore, nel quale si immagazzina dell'energia potenziale elastica, e quindi le forze che nascono come forze elastiche dovute alla presenza di queste molle possono essere calcolate derivando da un potenziale che è il potenziale elastico. Ok? Ora, in questo caso particolare, siccome mi sto focalizzando su un braccio robotico, tipicamente immagino che nella sua forma più semplice il manipolatore sia semplicemente immerso in un campo gravitazionale, ok? Quindi quello che vado a considerare in realtà adesso è l'energia potenziale gravitazionale
gravitazionale. E quindi vado sostanzialmente in questo tipo di analisi a considerare, cioè a dare forma alle forze derivabili da un potenziale soltanto per quelle che derivano dal potenziale gravitazionale. Okay? Tutte le altre forze presenti nel mio sistema le ingloberò direttamente come delle forze generalizzate, okay? Quindi come la componente lagrangiana delle forze attive. D'accordo? Quindi qui mi focalizzo, attenzione, sul fatto che vado a calcolare, diciamo, la energia potenziale gravitazionale, perché considero che nella condizione più semplice sia l'unica, diciamo, fonte di energia potenziale presente nel mio sistema. D'accordo? Quindi come la vado a scrivere? Quindi devo considerare, ad esempio, che il generico link, faccio uno schemietto molto semplice, quindi il mio generico link, ad esempio, avrà qui centro di massa, in questo punto, che ho chiamato C con I. Sto prendendo, ad esempio, il sistema di riferimento 0, no? Come sistema di riferimento in cui lavoro, quindi questo sarà, ad esempio, il sistema di riferimento S con 0, rispetto al sistema di riferimento 0, io so che questo vettore posizione lo chiamo PC con I. Ok? Di qui eventualmente PC con I, diciamo in 0, specifico che sono le componenti di questo vettore posizione del centro di massa rispetto all'origine O con 0 della terna fissa, posizione del generico centro di massa del link iesimo. Quindi se vado a considerare, ad esempio, che sono immerso in un campo gravitazionale, avrò la gravità che è diretta in questo modo, no? Quindi posso considerare, quindi cosa sto facendo adesso? Sto cercando poi di calcolare l'energia potenziale gravitazionale in modo tale che poi nel mio sistema le forze peso le vado direttamente a ricavare come antigradiente della energia potenziale gravitazionale, d'accordo? Quindi vado a inglobare in quel termine lì le forze peso, d'accordo? Quindi se qui c'ho la gravità, ok, la gravità, com'è che posso calcolare l'energia potenziale U con I del link I? Questo è il link iesimo. Ok, di quello che devo fare tipicamente devo prendere la componente, diciamo, del vettore posizione rispetto all'origine nella direzione della gravità. Questa sarebbe la quota, diciamo, z, no? Tipicamente z, se vado a mettere un asse z verticale, è l'altezza del centro di massa rispetto al valore in cui ho energia potenziale gravitazionale nulla, no? Ora, indipendentemente da come è orientato questo sistema di riferimento, se questo sistema di riferimento non avesse uno degli assi orientati, diciamo, come la gravità, non potrei dire che quella componente che devo prendere è la componente z, perché sarebbe in realtà un mix fra varie componenti che mi danno, che in realtà devono essere nella direzione della gravità. Ok? Quindi mi accorgo che questo conto, indipendentemente da come è orientato il sistema di riferimento S0 rispetto alla gravità, lo posso scrivere semplicemente in questo modo, come meno m con i per, diciamo, il vettore g trasposto per pc con i. Ok? Quindi questo è, perché di fatto l'idea è questa, no? Seguitemi un attimo in questo ragionamento, diciamo, un po' intuitivo. Quindi in questa formula qui avrei la massa per la gravità per l'altezza del baricentro rispetto all'origine, no? Allora dovrei avere in pratica g trasposto per pc con i, cos'è? È la proiezione del vettore posizione pc con i lungo g moltiplicata per la gravità, ok? E d'accordo, quindi questo è il termine che mi interessa, solo che perché ci metto un segno meno? Ci metto un segno meno perché se il vettore, quindi se questo punto C con I è, diciamo, al di sopra dell'origine di S0 rispetto alla gravità, cioè vado ad aumentare la gravità, l'angolo formato fra il vettore gravità e il vettore PC con I, questo qui diventa un angolo ottuso. Quindi il coseno di questo angolo, che è implicito nel calcolo di questo prodotto scalare, diventa un valore, un angolo ottuso, mi diventa un coseno che è negativo. Okay? Quindi per compensare il segno negativo del coseno ci metto un segno meno. In questo modo sono sicuro che quando il C con I si trova a una quota superiore
rispetto allo 0 di S0, il valore U con I è positivo. Ok? Quindi questo fa l'ipotesi che, diciamo, U con I è uguale a 0 alla, diciamo, quota di origine O con 0 di S0, no? Nella direzione di G. D'accordo? Quindi questa scrittura qui ovviamente è, vale 0, no? Quando PC con I, cosa fa? Quando PC con I fondamentalmente forma un angolo di 90 gradi rispetto a G. E quindi vuol dire che in realtà sto puntando un punto che è esattamente alla stessa quota di O con 0 rispetto a G. Ok? Quindi se questa è l'energia potenziale gravitazionale del generico link, banalmente anche l'energia potenziale gravitazionale è una quantità additiva, quindi l'energia potenziale di tutti i link sarà semplicemente la somma delle energie potenziali di ciascun link. Quindi la mia U sarà semplicemente la sommatoria per I che va da 1 ad N, con N sono i link, no? Sono quindi anche i giunti del seriale, uguale a meno la sommatoria per I che va da 1 ad N di M con I, diciamo G trasposto per C con I. Ok, quindi sono, diciamo, è la somma di questi termini per ciascun link. Ok? Quindi questo è il modo con cui si va a calcolare l'energia potenziale, diciamo, gravitazionale del manipolatore seriale. Quindi abbiamo messo a posto, abbiamo dato una struttura all'energia potenziale, all'energia cinetica totale del manipolatore, abbiamo dato una struttura all'energia potenziale, diciamo, gravitazionale del manipolatore seriale. La cosa che ci manca da fare è cercare di dare una forma un pochino più specifica alla componente lagrangiana delle forze attive. Ok? Quindi se volete, diciamo, quello che facciamo adesso è, diciamo, calcolo della componente lagrangiana delle forze attive. Diciamo le forze attive non conservative, no? Perché quelle conservative ipotizziamo che ci siano soltanto la forza peso e l'abbiamo derivata dal potenziale gravitazionale. Ok, quindi abbiamo visto in pratica che, diciamo, il lavoro virtuale, questo facciamo quindi un passaggio, quindi il lavoro virtuale delle forze attive non conservative, ok, e, diciamo, potrebbe essere scritto considerando tutte le forze, diciamo, attive non conservative applicate al sistema, questo scalar i d con r, dove d con, diciamo, d con r sono, diciamo, allora, mettiamo in un vettore f apice a tutte le forze non conservative applicate al sistema, e mettiamo nel vettore dr tutti i, diciamo, vettori posizione dei punti di applicazione delle corrispondenti forze che abbiamo messo in fa, ok? Quindi questo è il modo con cui si calcola il lavoro virtuale associato alle forze, quindi qualcosa che si misura in newton, mentre questo m forze momenti, diciamo, concentrati, m trasposto per delta teta, questo è come si calcola il lavoro virtuale associato ai momenti concentrati presenti nel sistema. D'accordo? Quindi in questo m con a ci saranno, diciamo, ci sarà un certo numero di momenti, ciascuno di questi momenti agisce su un corpo rigido, quel corpo rigido, diciamo, subisce una rotazione infinitesima definita dallo spostamento virtuale rotazionale delta teta. Quindi il delta R, quindi questo delta R
diciamo, in sostanza potrà essere scritto in realtà in funzione degli spostamenti virtuali generalizzati delta Q. E quindi questo delta, S, delta R potrà essere scritto come dr su dq per delta Q, ok? E il delta teta potrà essere scritto in questo modo, come la derivata dei delta teta rispetto ai spostamenti virtuali delta Q per delta Q. Ok? Quindi questo è come si esprimono gli spostamenti virtuali traslazionali, diciamo, dei punti di applicazione delle forze raggruppate in FA, e qui gli spostamenti virtuali rotazionali dei corpi rigidi a cui sono applicati i momenti raggruppati in questo M con A. Ok? Allora, se voglio fare un passaggio in più, facciamolo di qua. Cosa posso scrivere? Posso scrivere che, appunto, il lavoro virtuale delle forze attive non conservative lo posso scrivere in quel modo lì, ok? Ma, quindi lo posso scrivere, scriviamolo come F A trasposto per delta R più M attivi trasposto per delta teta. Ma adesso se vado a dire, ad esempio, che appunto in questo FA ci sono, diciamo, questo FA è un vettore che impila tutte le sono tutte le n grande F forze, diciamo, la cui generica espressione è la forza, diciamo, Fj, applicate nei punti di vettore posizione, l'ho chiamato Rj. Ok, quindi questo è un modo, diciamo, compatto per scrivere. Questo è il vettore che impila tutte le n grande F forze Fj applicate nei punti di vettore posizione Rj, ok? Quindi in questo delta R ci andrei a mettere tutti i vettori posizione in corrispondenza di dove sono applicate queste forze qui, ok? E, diciamo, allo stesso modo, questo qui è un vettore che impila tutte le coppie, tutte le chiamate sono il numero n grande m coppie, diciamo, applicate n m coppie, ho chiamato con l'indice k, m k applicate al, diciamo, corpo rigido, diciamo, la cui rotazione virtuale è, diciamo, delta teta k. Delta teta k. Quindi come posso scrivere questa espressione qui? Sulla base di quello che ho definito, questa è uguale a sommatoria per j che va da 1 a numero di forze, e per ciascuna forza faccio fj scalar
diciamo, la derivata del suo punto d'applicazione RJ, no? Ok, quindi facciamo questo passaggio. Questo sarebbe questo FJ trasposto per D RJ. Ok, più la sommatoria per K che va da 1 a il numero n grande m, quindi il numero di coppie mk applicate al corpo rigido a cui la rotazione virtuale è delta k. Quindi questo sarebbe mk scalar delta theta k. Ok? Quindi questa è la definizione, diciamo, del lavoro virtuale delle forze attive non conservative, no? Quindi se ho n grande f forze FJ applicate al mio sistema, il cui generico punto d'applicazione è definito dal vettore posizione RJ, questo è il lavoro virtuale associato a queste forze non conservative, no? Mentre se ho nm grande coppie concentrate applicate in certi punti del mio sistema, quindi in particolare applicate a dei corpi la cui rotazione virtuale è delta k, questo, quindi un momento per un certo delta theta, è un lavoro virtuale associato alla rotazione sotto la coppia mk. Okay? Adesso l'unica cosa che devo considerare il fatto che questi delta rj e questa delta k in realtà sono funzioni delle variabili generalizzate q. Okay? Quindi questi delta rj e delta theta k li posso scrivere utilizzando la derivata di funzione in funzione dei delta q con i. Ok, quindi quello che so è che appunto delta rj sarà uguale a la sommatoria per i che va da 1 a n di delta rj derivato rispetto a q con i per delta q con i. Ok, e che delta theta k, ok, sarà uguale alla sommatoria per i che va da 1 ad n della derivata di delta theta k rispetto a delta q con i per delta q con i. Ok, quindi questo tipo di scrittura è necessario perché, diciamo, una rotazione di un corpo rigido può essere scritto come un vettore soltanto se è una rotazione infinitesima, d'accordo? Altrimenti non potrei rappresentarla come un vettore. Abbiamo visto che nel caso di rotazioni finite dovrei utilizzare una rappresentazione matriciale, no? Quindi in questo caso che succede? Facendo queste sostituzioni di questo delta RJ all'interno di questa espressione, di questo delta theta k all'interno di questa espressione, posso, diciamo, rielaborare la versione in alto. Ok? Arrivando a scrivere che, facciamo un ulteriore passaggio, che questo è uguale, quindi mettendo questa espressione qui, ok? Mettendo questa espressione qui, arrivo ad ottenere che questa è la sommatoria per i che va da 1 a nf per fj. Ok, FJ scalar, diciamo, la sommatoria per i che va da 1 ad n di DRJ su DQ con i per delta Q con i più la sommatoria per K che va fra 1 e n grande m di mk scalar la sommatoria per i che va da 1 ad n di d delta theta k in d dq con i per delta q con i. Ok? Adesso questa espressione, vedete, io posso, in realtà qui c'è una sommatoria per i che va da 1 a n, qui c'è una sommatoria per i che va da 1 a n, quindi posso, diciamo, fattorizzare esternamente rispetto alla sommatoria comune e lasciare dentro i termini che distinguono le due cose. Quindi questo è uguale a sommatoria
per i che va da 1 da 1 ad n di, dentro qui c'ho sommatoria per j che va da 1 a nf, scusate, qui c'ho, non c'avevo un j, qui c'avevo un j e qui c'ho il k, ok, quindi j va da 1 ad nf di fj scalare la derivata di rj rispetto a d q con i più la sommatoria per k che va da 1 a nm di mk scalar la derivata di d delta theta k rispetto alla derivata rispetto a d q con i, ok, tutto moltiplicato per d q con i. D'accordo? Quindi questo oggetto dentro questa parentesi è quello che prima abbiamo definito Q con I, cioè la componente lagrangiana delle forze attive relative al grado di libertà iesimo, no? Quindi sarebbe anche questo Q con I uguale a, prendo il vettore Q e la sua componente iesima è questo, no? Ok? E di conseguenza, cosa vuol dire? Vuol dire che questa è l'espressione con cui vado a calcolare la componente della lagrangiana delle forze attive, cioè il termine che mi dà lo stesso lavoro se moltiplicato per lo spostamento virtuale nella, diciamo, variabile generalizzata Q con I, che mi danno ovviamente le forze vere in Newton, scalarla, diciamo, lo spostamento del loro punto di applicazione, più le coppie vere applicate ai vari corpi, che mi danno, diciamo, che mi creano un lavoro virtuale sulla rotazione del corpo a cui sono applicate. Ok? Quindi questa di fatto è la definizione della componente lagrangiana delle forze attive. Quindi questo Q con I, scriviamolo magari qua, quindi queste Q con I è uguale alla sommatoria per J che va da 1 al numero di forze, diciamo, cartesiane applicate al mio sistema, FJ scalar la derivata di, diciamo, di RJ rispetto a Q con I più la sommatoria per k che va fra 1 e nm di mk scalar la derivata del delta theta k derivato rispetto a q con i. Ok? Ops. Derivato rispetto a d q con i. Ok, quindi queste sono le... Quindi ribadiamo, abbiamo questa forza, diciamo, Fj è forza j esima, ok? Quindi j prevede che ce ne siano n grande f, quindi questo indice va fra 1 e nf, e il punto d'applicazione di questa forza è individuato dal vettore posizione rj, quindi fj è la forza jesima e il suo punto di applicazione è, diciamo, individuato dal vettore posizione RJ, ok? Mentre, diciamo, MK è una coppia concentrata, quindi delle NM
di K va fra 1 e n grande m, quindi vuol dire che ho n grande m coppie concentrate nel mio sistema, e quindi che si applica ad un corpo rigido, quindi in particolare in questo caso a un link, no? A un link, corpo rigido la cui rotazione, diciamo, virtuale è identificata da delta zk. D'accordo? Quindi questo è come si calcola la componente lagrangiana delle forze attive. Ecco, un altro modo di scrivere questo termine è una versione che si basa sulle velocità. Quindi in particolare si può scrivere anche che Q con I è uguale a sommatoria per J che va fra 1 e NF di FJ scalar DVJ rispetto a DQI punto, ok, più la deriva, la sommatoria per K che va fra 1 a MM di MK scalar la derivata di omega K rispetto a DQ.I. Ok? Quindi c'è una versione in cui vedete al posto di RJ rispetto a Q con I abbiamo la derivata di V con J, cioè la velocità del punto a cui questa forza FJ è applicata rispetto alla Q punto, e qui invece di avere questa derivata delle rotazioni virtuali rispetto allo spostamento virtuale abbiamo la derivata della velocità angolare del corpo rigido a cui questa coppia è applicata rispetto alla velocità generalizzata Q punto con I. Ok? Questo naturalmente è abbastanza immediato da dimostrare, nel senso che, facciamolo subito per chiarezza, quindi il nostro, diciamo, vettore posizione RJ del punto d'applicazione della forza FJ chiaramente sarà un RJ che dipende in generale da tutti gli elementi del nostro vettore posizione generalizzato, no? Quindi in particolare da tutte le variabili disgiunto, quindi Q1, Q2, puntini puntini fino a Q con N. Quindi quando facciamo la derivata di RJ rispetto al tempo, okay, quello che facciamo è facciamo la derivata di RJ rispetto a Q1 per Q1 punto, più la derivata di RJ rispetto a Q2 per Q2 punto, okay, più puntini puntini la derivata di RJ rispetto a Q con N per Q con N punto. Ok? Ok, quindi ovviamente questa di RJ su DT sarebbe uguale alla velocità V con J, no? Quindi questa è la V con J. Allora a questo punto, se io adesso faccio la derivata della V con J rispetto alla Q punto I, la derivata della V con J rispetto alla Q punto I, no? Questi qui sono, diciamo, lineari nelle velocità, quindi quando vado a fare, ad esempio, la derivata della V con J rispetto alla Q con 2 punto, seleziono DRJ rispetto a Q con 2. Quindi la derivata di V con J rispetto a Q punto I sarà esattamente uguale a fare la DRJ rispetto a Q con J. Scusate, rispetto a Q con I. Cioè, mi ci trovo esattamente il termine, diciamo, che fattorizza il termine rispetto al quale sto derivando, no? E quindi questo, vedete, dimostra che al posto di questo DRJ su DQI ci posso sostituire la derivata di V con J rispetto a Q con I punto. Ok? E la stessa cosa posso fare per il termine rotazionale, eh?
Quindi se lo vogliamo vedere, perché naturalmente, scusate, un'osservazione. Quindi questa derivata di Rj rispetto a q con i, ovvero derivata di v con j rispetto a q con i punto, cos'è? È la derivata della velocità lineare, no? Della posizione dove è applicata la forza Fj rispetto alla q punto i. Ma quindi questa qui sarà cosa? Sarà esattamente la colonna iesima del giacobiano di posizione relativo al punto dove è applicata la forza Fj. E quindi questa, diciamo, a buon diritto la posso chiamare J V con J colonna iesima. Ok? E allo stesso modo, quando ad esempio mi vado a calcolare il delta theta k, no? Che lo posso scrivere anche come facciamo direttamente nella forma, quindi questo diventa uguale a j omega k prima colonna, diciamo per delta q1, più j omega k seconda colonna per delta q2, più j omega k colonna iesima per delta qi, più j omega k colonna ennesima per delta qn, no? Quindi quando andrò a fare la derivata di d theta k rispetto a d qi, ok, vedete cosa vado a fare? Vado a fare la derivata di questo oggetto rispetto al delta qi, ma quindi vado a selezionare la colonna iesima del giacobiano di orientazione del corpo a cui la coppia mk è applicata. Ok, quindi quello che ottengo qui è omega k i. D'accordo? Quindi se volete, diciamo, questa forma qui, alla fine, può essere scritta in maniera più, diciamo, robotica, avendo introdotto i giacobiani, come la sommatoria per j che va da 1 ad nf di fj scalar, abbiamo detto, la jvj i, quindi la colonna iesima del giacobiano di posizione relativa al punto a cui la forza fj è applicata, più la sommatoria per k che va fra 1 e n grande m di mk scalar j omega k i. Quindi faccio il prodotto scalare fra la coppia mk applicata al corpo k e la colonna iesima del giacobiano di orientazione relativa al corpo a cui questa coppia mk è applicata. Ok? E quindi qui faccio la sommatoria di queste quantità e mi calcolo la q con i. Quindi vedete, la q con i rientra nella selezione, diciamo, della colonna iesima qui e qui, mentre sugli indici J, vedete, faccio la sommatoria perché vado a saturare su tutto il contributo delle forze applicate al sistema e saturo su K per tutte le coppie applicate al sistema. D'accordo? Quindi questo è il modo con cui si può andare a scrivere le forze generalizzate. Ok? Quindi abbiamo visto un modo per scrivere l'energia cinetica, scritta per una catena cinematica seriale, in cui abbiamo fatto appunto uso del giacobiano di posizione e del giacobiano di orientazione. Abbiamo scritto l'energia potenziale gravitazionale per tutti i link della nostra catena cinematica seriale. Abbiamo trovato un modo, anche questo abbastanza generale, per scrivere il contributo delle forze generalizzate. Okay? Adesso vedremo nella prossima lezione com'è che
le equazioni di Lagrange si possono trasformare, diciamo, in una forma standard nel momento in cui vado a utilizzare quelle particolari strutture per l'energia cinetica e per l'energia potenziale. D'accordo? E naturalmente questa espressione delle forze generalizzate in realtà rimarrà sempre più o meno in questa struttura, in questa forma qui. D'accordo? Quindi su questa, diciamo, ci faremo poco e di fatto la forma finale che utilizziate o questa versione o la versione con le velocità o direttamente la versione in cui queste derivate qui sono state sostituite dalle colonne dei giacobiani di posizione di orientazione, diciamo questo sarà, diciamo, equivalente, perché ci porterà ovviamente a ottenere le stesse espressioni e su queste ci fermeremo, perché questa è la versione finale che potremo utilizzare. D'accordo? Quindi per la lezione di oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, buon pomeriggio e ben ritrovati a questa lezione di meccanica dei robot. Nella lezione di oggi vogliamo finalmente arrivare ad una forma che abbiamo chiamato standard delle equazioni della dinamica di un robot seriale a partire dalla struttura della sua energia cinetica, dell'energia potenziale e della componente lagrangiana delle forze attive che abbiamo visto nella lezione precedente. Quindi in particolare quello che vogliamo fare è arrivare ad una forma standard delle equazioni dinamiche di un robot seriale. Quindi questo è l'argomento della lezione. E chiaramente ci appoggiamo a quello che abbiamo fatto nella lezione precedente per quanto riguarda la struttura dell'energia cinetica T, dell'energia potenziale U e della componente lagrangiana delle forze attive Q. Ok? Quindi abbiamo visto che per un robot seriale possiamo scrivere la lagrangiana, quindi la lagrangiana L, che vi ricordo è data dalla, quindi L è una funzione di Q e Q punto, quindi la configurazione e la derivata temporale del vettore configurazione, diciamo, generalizzato, e questo è uguale a T di Q Q punto meno l'energia potenziale U di Q. E abbiamo visto, appunto, che per un robot seriale l'energia potenziale, l'energia cinetica la possiamo scrivere in questo modo, come un mezzo Q punto trasposto per la matrice di inerzia B di Q per Q punto. Quindi questa è la struttura, è la forma che abbiamo dato all'energia cinetica di una catena cinematica seriale, e abbiamo visto che la U era meno la sommatoria per i che va da 1 a n dei prodotti scalari della gravità con i vettori posizione dei centri di massa col segno meno davanti. Quindi con questo segno meno otteniamo più la sommatoria per i che va da 1 ad n di m con i per g trasposto p c con i. Quindi questa è la forma della lagrangiana nel caso, appunto, in cui abbiamo ricondotto a questa forma quadratica nelle velocità generalizzate dell'energia cinetica e in cui abbiamo ricondotto a questa forma meno l'energia potenziale gravitazionale associata alla nostra catena cinematica. Ok, quindi una osservazione che voglio fare, che appunto mi servirà, posso, diciamo, anche dare questa forma qui, questa forma della lagrangiana in componenti, quindi diciamo porto avanti, in realtà in questa trattazione sarà più comodo lavorare, diciamo, con una notazione di tipo indiciale. Quindi per far vedere che collegamento c'è fra una versione, se volete, più matriciale, vettoriale e la forma indiciale, possiamo dire ad esempio che se indichiamo la componente, quindi se prendiamo la matrice di massa B, ok, e consideriamo che il suo elemento sia ij sia
identificato dalla componente bj minuscola, ok? Allora la lagrangiana può essere scritta in maniera indiciale equivalentemente in questa forma, quindi come un mezzo. Qui abbiamo, diciamo, qui se vedete è una forma quadratica, quindi questa sarà scrivibile come una doppia sommatoria sull'indice i e j, quindi i che va da 1 ad n e j che va da 1 ad n di b i j per q punto i q punto j. Quindi questa, diciamo, questa scrittura qui in maniera, diciamo, in forma indiciale, vedete, alla fine mi dà uno scalare e questo è equivalente allo scalare che ottengo calcolando questa forma quadratica. Okay? Sono semplicemente due forme differenti dello stesso calcolo e, diciamo, naturalmente questa parte qua già è scritta in forma, diciamo, indiciale come una sommatoria, quindi semplicemente la ripeto. Quindi questa è la sommatoria per i che va da 1 ad n della massa m con i dell'incheiesimo per g trasposto p c con i. Quindi questo, diciamo, è ancora la forma della lagrangiana. Okay? Quindi cosa vogliamo fare adesso? Cioè, ora adesso noi vogliamo fare questo. Data questa struttura della lagrangiana, che appunto è la struttura tipica a cui possiamo riportare il calcolo per un robot seriale, vogliamo vedere quale forma assumono le equazioni di Lagrange. Okay? Quindi vi ricordo che, diciamo, l'equazione di Lagrange è l'equazione iesima, okay, di n, che naturalmente stiamo considerando di avere un robot seriale che ha n giunti, quindi ha n gradi di libertà, di n, è data ovviamente da d su dt, dl su dq punto i, meno dl su dq con i, ok, è uguale a q con i, ok? Quindi dn. Questa è la generica equazione iesima del nostro sistema ad n gradi di libertà. Okay? Quindi se io non dessi una particolare forma alla lagrangiana, se volete tutte le volte dovrei ripartire da scrivere l'equazione in questa forma. Invece, sapendo che la mia lagrangiana ha questa forma, perché sono riuscito a ricondurre a questa forma l'energia cinetica, a questa forma l'energia, diciamo, potenziale gravitazionale, voglio capire di fare un passettino in avanti per evitare tutte le volte di ripartire da qui, ma da una forma più specifica che, come dire, sfrutta questa struttura. Ok? Quindi cosa vado a fare? Vado adesso a calcolarmi queste derivate, dl su dq punto, lo derivo poi rispetto al tempo, come mi calcolo il dl su dq con i, e così via, tenendo conto del fatto che appunto la lagrangiana avrà questa forma qui. Ok? Quindi andiamo a calcolare appunto le derivate. Quindi la prima derivata che voglio andare a calcolare è la dl su dq con i. Ok? Quindi semplicemente vado a costruirmi tutti i vari, diciamo, pezzettini che mi servono per poi raggrupparli nella versione finale delle equazioni di Lagrange. Quindi quando mi calcolo la dl su dq con i punto, cosa ottengo? Cosa ottengo? Vedete, ho in pratica la dipendenza dalla q punto con i, ce l'ho in questo termine. In questo termine non c'ho una dipendenza dalla derivata temporale della componente iesima del vettore di configurazione. Okay? Quindi se faccio la derivata di questa sommatoria, quello che ottengo è la sommatoria per j che va da 1 ad n di b i j per q punto j. Okay? Vedete, diciamo, da un certo punto di vista, ora senza entrare nel dettaglio di questo calcolo, lo potete, diciamo, verificare, la cosa importante da notare è che quando faccio la derivata rispetto alla velocità iesima, quello che mi rimane, diciamo, come indice libero è esattamente l'indice i associato a questa velocità qui. Sull'indice j io faccio, diciamo, una sommatoria, quindi, diciamo, alla valle di questa sommatoria l'indice j lo vado a saturare, quindi mi sparisce, e quindi è naturale
alla fine che abbia un'espressione in cui ho una dipendenza dall'indice i e qui effettivamente l'indice i è quello che è fuori da sommatoria. Okay? Quindi questa è l'espressione dell'ADL su D Q con i. Adesso vado a calcolare, calcolando questo pezzetto qui, la sua derivata rispetto al tempo. Ok? Quindi vado a calcolare il pezzo D su DT di DL su DQ.I, ok? Quindi devo derivare rispetto al tempo questo oggetto qui, ok? Quindi questo oggetto qui, diciamo, avrà una derivata, diciamo, rispetto al tempo facile, che è la BJ inalterata per la derivata seconda di QJ, ok? Più dovrò fare la derivata rispetto al tempo di questo oggetto qui, ok? Quindi vi faccio notare che, diciamo, la matrice B in realtà dipende da tutto il vettore di configurazione, ok? E quindi in particolare anche l'elemento, diciamo, IJ di questo, cioè questo BIJ, in generale dipende da tutto il vettore di configurazione. Quindi il vettore di configurazione Q sarà un vettore che sarà Q1, Q2, Qn. Ok? Lo interpreto come, diciamo, un vettore colonna. Quindi quando andrò a derivare BJ, che è funzione, diciamo, del tempo in virtù del fatto che Q è funzione del tempo, ok? Quindi avrò, se volete, esplicitamente una dipendenza dal tempo in questa forma qui, dovrò applicare la cosiddetta chain rule, cioè la derivata di funzione di funzione, ok? In particolare qui la derivata di funzione di più variabili, perché Q è un vettore, ciascuno dei quali dipende dal tempo, ok? Quindi questo mi dice sostanzialmente che quando vado a fare la derivata rispetto al tempo di questa espressione, ottengo, diciamo, se volete, dei termini che sono la sommatoria per i che va, scusatemi, la sommatoria per j che va da 1 ad n della bij per qj due punti, ok? Quindi questa era la parte facile. Poi devo fare la derivata rispetto al tempo del bij, no? Ma vi ricordo, bj dipende dal tempo in virtù del fatto che q, che è un vettore di configurazione, dipende dal tempo, ok? Quindi per scrivere la chain rule posso, diciamo, introdurre un altro segno di sommatoria. Quindi questa è il j che va da 1 a n preesistente. E poi devo fare la sommatoria, devo cambiare indice perché devo scorrere, diciamo, sugli elementi di questo vettore con un indice diverso rispetto a j, che invece sta ad identificare, diciamo, il prodotto, vedete, di queste, diciamo, dell'indice di colonna con questo uj, no? E quindi devo fare la sommatoria per un indice che chiamo k, ad esempio, per k che va da 1 a n, della derivata parziale del bij rispetto a qk per q j punto, che era preesistente, per qk punto. Ok? Quindi questo dbj su dqk per qk punto è la derivata rispetto al tempo del bj. Ok? Quindi, se volete, diciamo, la derivata di bij rispetto al tempo diventa la sommatoria per k che va da 1 ad n di dbij su dqk per qk punto. Ok? Quindi ho utilizzato questa proprietà. Ok? Quindi siamo, diciamo, già abbastanza a buon punto, perché abbiamo già fatto, quindi, la derivata di L su dq punto, questo termine qua, l'abbiamo poi derivato rispetto al tempo, quindi abbiamo ottenuto questo termine qua. Adesso dobbiamo calcolare la derivata parziale della lagrangiana rispetto alla componente iesima del vettore di configurazione. Ok? Quindi dobbiamo calcolare questo termine, che è dl su dl su dqi. Ok? Ecco, vedete, diciamo, nella lagrangiana la dipendenza dalla configurazione c'è all'interno dell'elemento ij della matrice B, e c'è però stavolta anche all'interno del vettore posizione del centro di massa C con I del link iesimo. Ok? Quindi in questo caso, quando deriverò rispetto alla configurazione, dovrò derivare anche
rispetto a questo termine qua. Quindi diciamo in definitiva quello che ottengo facendo questa derivata è un mezzo, la doppia sommatoria, sommatoria per j che va da 1 ad n, della sommatoria k che va da 1 ad n, della db vedete qui la sommatoria, appunto sto usando j e k come simboli su cui faccio la sommatoria, no? Vedete qui diciamo, l'importante è capirsi come diciamo, l'indice i l'ho lasciato libero, no? Cioè lo sto utilizzando per indicare la variabile rispetto al quale sto scrivendo l'equazione differenziale. Qui quando scrivo il segno di sommatoria, vedete, qui ho utilizzato i e j e l'ho saturato su i e j. Qui, diciamo, devo utilizzare due indici diversi perché non devono fare conflitto con l'indice che rappresenta la coordinata rispetto alla quale sto facendo la derivata. Ok? Quindi questo lo posso scrivere come un db jk su dqi, e questi rimangono appunto inalterati q.j q.k, ok? Quindi sto facendo la derivata rispetto alla q con i dell'elemento generico che qui ho chiamato jk della matrice, e poi devo fare la derivata parziale di questi termini qui rispetto al q con i. Quindi ottengo più, diciamo, la sommatoria per j che va da 1 ad n di m con i per g trasposto per la derivata parziale di p cj rispetto a q con i. Ok? Quindi vedete, attenzione a questo aspetto, qui sembra diciamo che stia sbagliando, ma in realtà è giusto, no? Qui sto usando l'indice i come indice dummy, no? Cioè come indice, diciamo, stupido. Al posto di i, in questa espressione qui, ci potrei mettere j o k, sarebbe uguale, no? Perché semplicemente sto facendo la sommatoria su queste quantità e quindi che lo chiami i o che lo chiami l o che lo chiami n è uguale, lo sto saturando su quest'indice. Devo stare attento al fatto che quando qui sto facendo invece la derivata rispetto alla q con i, questo qui diciamo rappresenta un indice che mi sta individuando diciamo, l'equazione iesima che sto scrivendo di Lagrange. Quindi devo stare attento a cambiare il nome all'indice dummy su cui sto facendo la sommatoria qui. Infatti qui, vedete, qui ci devo mettere mj, ok? Quindi l'indice i deve essere l'indice rispetto al quale sto derivando, l'indice su cui sto sommando, qui l'ho chiamato j, l'avrei potuto chiamare l. Ok? Quindi, bene, quindi questo diciamo per quanto riguarda la derivata di L su dq con i. Ok? Quindi, diciamo, in definitiva, se volete, una forma finale delle equazioni, diciamo, standard della dinamica l'avrei già trovata, perché se adesso io vado, diciamo, ipotizzando appunto che il termine q con i, la componente lagrangiana delle forze attive relative al grado di libertà iesimo, è già stato calcolato nella lezione precedente, quindi quella è la struttura che, diciamo, che utilizziamo, su quello ci facciamo poco, diciamo, alla fine noi possiamo arrivare a scrivere una forma, quindi diciamo una prima forma, se volete, standard, risulta essere questa, no? Quindi risulta essere una forma in cui sto facendo la sommatoria per j che va da 1 ad n del bij q2.j, poi chiamo appunto la componente iesima di un vettore che chiamo c con i minuscolo, termine c con i, e questo sarà uguale a Q grande I, la componente lagrangiana delle forze attive. Queste naturalmente valgono per gli indici qui che vanno da 1 ad n, no? Quindi posso scrivere n equazioni differenziali, in cui questi termini che, diciamo, ho definito, questo termine C con I piccolo, quindi questo C con I, vedete, lo vado praticamente a scrivere, questo termine C con I, mi risulta i termini che non sono lineari nelle derivate seconde delle Q2 punti. Quindi
questo pezzo qui che mi viene dalla derivata rispetto al tempo della dl su dq punto e questo, diciamo, termine qui che mi deriva dalla dl su dq con i. Ok? Quindi questa mi risulta essere la sommatoria per j che va da 1 ad n della sommatoria per k che va da 1 a n della, allora qui ho dbj su dqk, quindi è quel termine lassù, meno questo termine qua giù, quindi meno un mezzo della dbjk su dqi, dqi, questo era moltiplicato per q punto j q punto k. Quindi questo è il termine che chiamo C con I, e il termine invece qui, vedete la componente G con I, questo termine qui è, diciamo direttamente, questo termine qui, è il termine che vado a chiamare meno la sommatoria per j che va da 1 ad n di mj per g trasposto per j vj i. Ok, quindi ho dimostrato prima che questo termine qui, dpcj su dqi, cosa sarebbe? Non sarebbe altro che la colonna iesima del giacobiano di posizione che guarda fondamentalmente la posizione del centro di massa del link j-esimo, no? Quindi questo oggetto qui, questo è un giacobiano, è il giacobiano che ho chiamato jvj, colonna iesima, ok? E quindi è esattamente questo termine qui, quindi lì ci va, ok, quindi questo è il G con I, d'accordo? Quindi questa è già una prima forma standard delle equazioni della dinamica di un robot seriale, ok? Quindi in pratica vedete cosa sono arrivato a dire, cioè se io sono in grado sostanzialmente di fattorizzare l'energia cinetica T, vedete, l'energia cinetica T in quella forma lì, quindi conosco di fatto la matrice di massa B, e quindi i suoi elementi B, diciamo IJ, allora semplicemente le equazioni dinamiche del robot saranno per ogni coordinata iesima, no? Una sommatoria di bj per q due punti j, quindi prendo il vettore di configurazione, ne faccio la derivata seconda, costruisco questa espressione e questo è già, diciamo, un pezzetto del termine inerziale, ok? È il pezzetto del termine inerziale che mi deriva da questo pezzettino qui. Quindi è questo primo pezzetto del termine inerziale, ok? Poi ci sono, diciamo, il termine inerziale è composto anche da questo termine qui e da questo termine qui che vanno a costituire questo termine C con I. Vedete, questo termine qua è il termine inerziale che è lineare nelle derivate seconde degli angoli disgiunto. Questo termine qui è un termine che in generale è, diciamo, bilineare nelle velocità aggiunti. Ok? Quindi se volete questi termini C con I contengono i contributi dell'accelerazione, diciamo, centripete di Coriolì. Ok? Mentre questo termine G con I, vedete, questo termine qua è il termine che scaturisce di fatto dall'energia potenziale. Ok? Quindi questo è il contributo, se volete, nella dinamica relativa al grado di libertà iesimo delle forze peso agenti sui link. Ok? Mentre le Q con I sono le forze generalizzate che hanno sempre la struttura vista nella lezione precedente. D'accordo? Quindi, in pratica, se conosco una fattorizzazione dell'energia cinetica, quindi di fatto conosco la matrice B,
dalla matrice B, questo termine qui è già pronto, facendo delle derivate parziali opportune su questi opportuni indici degli elementi della matrice di massa, mi calcolo questi elementi C con I, e la G con I me la calcolo semplicemente, vedete, facendo questo prodotto scalare fra la massa, il vettore diciamo, gravità e la colonna iesima del giacobiano di posizione relativo al centro di massa Cj, ok? In parte giacobiano di posizione. Ok. Quindi questo, diciamo, sarebbe già una forma abbastanza operativa. Adesso quello che vogliamo fare, diciamo, è passare ad un'ulteriore forma, che poi è quella effettivamente che verrà definita come forma standard in robotica, che prevede in realtà il fatto di andare a spezzare, diciamo, a gestire questo termine C con I, lo vedremo successivamente, perché poi le equazioni che andiamo a scrivere abbiano delle proprietà che saranno molto utili, ad esempio, nell'ambito di dimostrazioni di controllo adattivo. Ok? Quindi dimostreranno delle proprietà abbastanza, diciamo, interessanti. Quindi quello che facciamo adesso è ci portiamo verso una ulteriore forma standard in cui questo termine C con I viene leggermente rimaneggiato. Ok? Quindi se noi ci prendiamo questo termine, guardiamo questo termine C con I, cosa possiamo fare? Possiamo fare, diciamo, un'osservazione, no? Possiamo fare l'osservazione che vediamo che questo termine C con I è calcolato facendo una sommatoria per J che va da 1 a N e K che va da 1 a N, no? E quindi, diciamo, negli indici J e K, vedete, io ho una saturazione in termini di Q.J, Q.K, che viene moltiplicato per un DBIJ su DQK, meno un mezzo di BJK su DQI, QI, eccetera, eccetera. Ok. Quindi quello che posso fare è che sfruttando, diciamo, la simmetria degli indici J e K all'interno della sommatoria, quello che posso fare è spezzare questo termine nella somma di due termini fatti in questo modo. Cioè posso anche dire che il C con I è scrivibile in questo modo, come la sommatoria per J che va da 1 ad N, per la sommatoria di K che va da 1 ad N, e diciamo questo termine dBJ su dQK nella sommatoria su J che va da 1 a N, su K che va da 1 a N, per Q.J e Q.K può essere scritto come, diciamo, un mezzo, in questo modo, un mezzo dBJ su dQK più dBIK su dQJ e lasciare, diciamo, il termine successivo inalterato, no? Quindi meno dBJK su dQI e questo Q.J Q.K, ok? Quindi potete andare a verificare che questo termine qua, cioè la sommatoria di un bj su dqk moltiplicato q.j q.k, per la simmetria di queste espressioni nella sommatoria rispetto a j e k, può essere spezzato nella somma di questi due elementi. Ora, una cosa molto, molto importante è che questo termine qui, questo oggetto diciamo a tre indici, questo un mezzo di bj su dqk più dBK su dQJ meno dBJK su dQI è un oggetto che viene chiamato, diciamo, JIJK. Ok? Quindi è, diciamo, un oggetto a tre indici, quindi, diciamo, scriviamolo magari esplicitamente, quindi questo gamma maiuscolo IJK che appunto è definito come un mezzo dBIJ su dQK più dBIK su dQJ meno dBJK su dQI, ok? Questi oggetti vengono definiti simboli di Christoffel
e in particolare questi sono i cosiddetti simboli di Christoffel del primo tipo. Ok, quindi questi sono degli oggetti che sono, diciamo, abbastanza ben noti nell'ambito della geometria differenziale. Ora noi qui li utilizziamo in maniera molto operativa, molto pratica, senza vederne le implicazioni profonde, semplicemente le utilizziamo per dare una certa struttura, certe proprietà alle equazioni dinamiche che andiamo a scrivere. Quindi in sostanza questa espressione può essere scritta anche, diciamo, in questo modo, no? Cioè questa chi con i, questo termine chi con i, che è, diciamo, la componente iesima di queste forze, diciamo, di questo contributo alle forze di inerzia derivanti dall'accelerazione centripete e di Coriolì, sostanzialmente può essere visto come se, ad esempio, guardassi questa sommatoria come una sommatoria su K dell'indice dei simboli di Christoffel gamma IJK sul Q.K, no? Quindi potrei, ad esempio, qui per meglio, diciamo, rappresentarli, potrei pensare quindi di vederlo così, tanto questo è equivalente, no? Q.K, e vedere questo, cioè pensare di fare questa sommatoria, ok, e quindi di scrivere che questo oggetto è appunto la sommatoria per J che va da 1 ad N, ok, di questo oggetto qui, che quindi sarebbe, diciamo, la, vediamo cosa abbiamo scritto, sarebbe la sommatoria per K che va da 1 ad N di gamma I J K per Q.K. Ok, vedete, quando faccio questa sommatoria sull'indice K, sto saturando sull'indice K, diciamo, quello che mi esce da questa parentesi quadra non dipende più dall'indice K, cioè ho fatto la somma su, ok? Quindi questo esternamente mi rimane poi Q.J, no? Quindi posso, diciamo, pensare che questo oggetto qui, vedete, un oggetto a tre indici, diciamo, sommato su un indice K, mi rimane un oggetto a due indici. Quindi quello che mi esce, diciamo, da questa parentesi quadra qua è una matrice, perché ha due indici. Quindi questa matrice io la chiamo C grande IJ. Ok? C grande IJ. E quindi, se volete, no, posso pensare di saturare sull'indice K, ottenere questa matrice CIJ, dopodiché saturando sull'indice J posso fare la sommatoria di CIJ per Q.J e quindi ottenere un oggetto che è dipendente soltanto da un indice, che quindi è un vettore che è la componente iesima di questo vettore, no? Quindi questo potrebbe quindi poi essere visto di fatto come una sommatoria per J su J che va da 1 a N di questa matrice C grande IJ per Q.J. Ok? Quindi questo, diciamo, è un modo per vedere, quindi questo CJ lo posso scrivere così, con i simboli di Christoffel, diciamo, saturare sull'indice K il simbolo di Christoffel moltiplicandoli per Q.K mi dà luogo ad una matrice, quindi che ha due indici, I e J. Saturando questa matrice sull'indice J vuol dire che sto facendo il prodotto fra questa matrice e il vettore, e quindi mi rimane semplicemente una dipendenza qui, una volta che ho saturato sull'indice J dalla componente I, che quindi vuol dire che questo è quello che ottengo, è la componente iesima di questo vettore. Ok? Quindi, diciamo, in definitiva, a valle di questa, diciamo, scrittura, ho potuto scrivere quei termini lì, in questa forma, quindi quello che posso, diciamo, adesso andare a scrivere, se volete, è una forma delle equazioni, quindi questa è la vera, diciamo, forma standard, ok? Quindi questa è la vera
forma standard, quindi quando ad esempio o nei libri o negli articoli scientifici ci si riferisce alla forma standard per le equazioni di un manipolatore, ci si riferisce a questa forma e quindi ci si riferisce ad una forma che è questa, la sommatoria per J che va da 1 ad N della B IJ per Q2 punti J più, diciamo, scriviamola così, più questa, diciamo, C piccolo I meno MJ G trasposto J VJ colonna iesima, ok, questa uguale a QI, quindi con I che è uguale a 1, 2 fino ad N, cioè il numero di gradi di libertà del sistema, con, appunto, vediamo come, in quanti modi si può scrivere, con questo C con I che può essere scritto, diciamo, come la sommatoria per J che va da 1 ad N di questa matrice C IJ per Q punto J, ok? Che, come dire, a sua volta può essere scritta, vedete, in cui, se vogliamo, questo, diciamo, è un modo abbastanza naturale, in cui questa matrice C, diciamo, CIJ, questa CIJ è stata, che se volete è l'elemento, diciamo, IJ di una matrice che chiamo C grande, che è costruita facendo la saturazione sull'indice K e la velocità Q punto K dei simboli di Christoffel, quindi sommatoria per K che va da 1 ad N della gamma IJK per Q punto K. Ok? Con questi, diciamo, gamma IJK che sono appunto i simboli di Christoffel del primo tipo. Ok, quindi pensate, diciamo, di avere un oggetto a tre indici, ci fate la sommatoria su un Q punto K, ottenete un oggetto a due indici, questo è, diciamo, l'elemento IJ della matrice, cioè la matrice C, elemento IJ, è data da questo oggetto, che ha due indici liberi. Ok, se adesso voi saturate sull'indice J per I che va da 1 ad N, per J che va da 1 a N, fate il prodotto della matrice CIJ per Q punto J, ottenete un oggetto che ha un indice libero, questa è una componente iesima di un vettore, e questo è il termine che va qui. Ok? Questa forma, che è una forma, diciamo, se volete, standard in forma indiciale, cioè qui stiamo scrivendo per I che va da 1 a N, quindi ne scriviamo tante di queste, può essere scritta in maniera, in forma vettoriale, cioè semplicemente in un colpo solo, in questa forma qua. Per questo dovete abituarvi un attimo a vederle, come dire, in maniera alternativa, no? Cioè la forma standard, se volete, in versione, diciamo, indiciale, cioè componente per componente, no? Oppure una forma, la stessa forma, ma scritta in forma, quindi la forma standard. Quindi la forma standard, ma in versione vettoriale, cioè un'unica equazione vettoriale che impila tutte le equazioni, tutte le n equazioni differenziali di Lagrange, è questa. Cioè B, qui ci metto le dipendenze esplicite dalle quantità, quindi la B in generale è una funzione di Q per Q due punti, poi abbiamo questa matrice C, ok, il cui elemento IJ l'abbiamo indicato con C grande IJ, e C dipenderà da Q e da Q punto,
Vedete, perché diciamo in generale i simboli di Christoffel dipendono dalla configurazione. In questa sommatoria sicuramente avrò una dipendenza dalle velocità, perché ci sto facendo la somma, il prodotto e la somma su, quindi la C dipende sia da Q che da Q punto, e l'elemento C è ottenuto facendo il prodotto della matrice per la velocità. Quindi otterrò la C di QQ punto per il vettore Q punto, ok? E poi avrò la G di Q, che è il vettore delle forze gravitazionali, ok? E questa è uguale alla Q in forma vettoriale, ok? Quindi tutte le componenti delle forze generalizzate, quindi della componente della generazione di forze attive per tutti i gradi di libertà, sono impilate in un vettore Q, ok? Quindi questa è una formula importantissima, perché diciamo la stragrande maggioranza dei sistemi meccanici in cui Q è effettivamente una configurazione con componenti indipendenti può essere riportata in questa forma qui. Ok, quindi questa è una formula fondamentale molto, molto importante. Quindi qui c'è questo parallelo fra la forma inversione indiciale e la forma inversione vettoriale. Vettoriale. Quindi diciamo, come la possiamo discutere, no? Quindi questi termini qui, questa formula è fatta da questi termini. Quindi diciamo questo termine qua, chiamiamolo termine A, tanto per dargli un nome, questo termine qua, che è un termine, chiamiamolo B, questo qui è termine C, e questo termine qui è termine D, ok? Quindi il termine A cosa rappresenta? Rappresenta, diciamo, i termini inerziali che sono lineari nelle accelerazioni di giunto. Ok, quindi questi sono termini inerziali lineari nelle accelerazioni di giunto. Vedete, perché sono il prodotto della matrice di inerzia, no? O di massa, come l'avevo chiamata, per la derivata seconda delle variabili di giunto. Ok? Il termine B sono i termini inerziali che sono sostanzialmente bilineari nelle velocità, ok? E poi dipenderanno in generale anche non linearmente dalla configurazione. Quindi questi sono termini inerziali che, se volete, diciamo dipendono da accelerazioni diciamo centripete e di Coriolis. Ok? Quindi questo è il significato dei termini B. E i termini C sono, diciamo, il contributo delle forze peso dei vari link. Attenzione, diciamo, sono il contributo delle forze peso, ma portati dalla parte delle inerzie, no? Quindi in realtà, diciamo, sarebbe meno g nel momento in cui lo porto di qua dall'uguale, che rappresentano effettivamente delle forze. Queste sarebbero delle forze, il termine g sarebbero delle forze cambiate di segno, cioè portate dalla parte delle inerzie, no? Quindi diciamo il contributo delle forze peso con, se volete, segno che tiene conto del fatto che sono state, diciamo, spostate con i termini inerziali. D'accordo? E naturalmente il termine D sono, le possiamo chiamare appunto le forze generalizzate, quindi forze
generalizzate, quindi tipicamente, no, dove abbiamo messo le forze non conservative, d'accordo? Quindi se volete forze generalizzate, componente lagrangiana delle forze attive non conservative. Ok? Quindi questo è, diciamo, il significato che abbiamo dato a Q. Ecco, prima di andare un attimo sulle proprietà che ci scaturiscono dalla forma standard quando abbiamo utilizzato i simboli di Christoffel, che questa è l'ultima parte che ci motiva poi nel fare quella particolare scelta, quindi per dividere quel termine in quei, esattamente come abbiamo fatto lassù, è un'osservazione, no? Cioè, in realtà noi potremmo anche stabilire di non considerare le forze peso come derivate da un potenziale, no? Quindi abbiamo detto che noi, ad esempio, le forze peso, siccome sono forze che sono generate da un campo conservativo, noi le scriviamo come antigradiente dell'energia potenziale gravitazionale. Okay? Quindi nessuno ci costringe a fare questo. Noi potremmo anche dire, nel nostro sistema in realtà non ci sono forze peso, nel senso che non gli do una particolare connotazione del fatto di essere conservative, quindi non introduco una energia potenziale gravitazionale e vado a mettere le forze peso come delle forze che sono applicate nei vari centri di massa e le gestisco come se fossero delle Q. Ok? Quindi in questo caso, se non vado effettivamente a discriminare le forze fra conservative e non conservative, potrei dire nel mio sistema non ho forze di questo tipo e vado a mettere anche le forze peso come forze generiche che appariranno in questo termine qua. D'accordo? Quindi questo lo vedremo magari meglio quando facciamo degli esempi, però ricordatevi che, diciamo, il gestire le forze peso in questi termini consente di toglierle dal calcolo che dovrei fare se le considerassi in questi termini qui. Però nessuno mi costringe a necessariamente reintrodurre il potenziale gravitazionale e far derivare le forze peso dall'antigradiente dell'energia potenziale gravitazionale. Potrei non considerare di avere un'energia potenziale gravitazionale e mettere tutte le forze come forze che nascono a questo termine qui. Ok? Questo sarebbe perfettamente lecito, le equazioni sarebbero perfettamente corrette. Ecco, una osservazione sul motivo per cui effettivamente vado a scrivere questi termini in questo modo, utilizzando i simboli di Christoffel, è legato al fatto che se faccio questa scelta, diciamo, una particolare matrice che interviene in certe dimostrazioni, che ora qui non possiamo vedere perché non andiamo a quel livello di dettaglio, ma diciamo, chi di voi poi seguirà il corso di controllo dei robot, vedrà che è utile in realtà avere questa proprietà, perché di fatto è utile, diciamo, viene utilizzata spesso nella dimostrazione sulla stabilità di certi algoritmi di controllo adattivo. E quindi questa proprietà noi la mettiamo in evidenza. Quindi cosa vogliamo fare? Cioè, noi vogliamo dimostrare che se costruiamo, diciamo, quindi se costruiamo la matrice C, quindi di fatto noi deriviamo quei termini che derivano dalle accelerazioni centripede di Coriolis, utilizzando la matrice C, che è costruita esattamente in questo modo, ok? Quello che ci risulta è che la matrice N, che è la matrice B punto meno 2C, con la matrice C costruita con Christoffel, è antisimmetrica. Ok? Quindi vuol dire che questa matrice è tale per cui N, qui diciamo, come lo dimostro, che la matrice N trasposto è uguale a meno N. Ok, quindi cosa voglio dimostrare? Voglio dimostrare che se io mi vado a creare una matrice che è B punto meno 2C,
Ok? E la matrice C, questa, è stata costruita così, cioè la Cij, no? L'elemento Cij è la sommatoria per k che va da 1 ad n del gamma ij k per q punto k, ok? Quindi se la C è stata costruita così, allora la matrice N è antisimmetrica, d'accordo? Quindi andiamo a vedere com'è fatta la matrice N nel momento in cui ho la matrice B, qui c'è la derivata rispetto al tempo, e la matrice C è stata costruita con i simboli di Christoffel, no? Allora, andiamo a vedere qual è l'elemento ij della matrice N. Quindi io dico, prendo la matrice N e ne prendo l'elemento ij. L'elemento ij lo chiamo n piccolo ij, no? Come ho fatto anche per la matrice B. Quindi, esempio, se la matrice nij è costruita come b punto meno 2c, allora l'elemento ij non sarà altro che il b ij punto meno 2cij, no? Quindi mettiamo questa matrice, l'ho chiamata cij. Ok, quindi questo è l'elemento ij. Allora, andiamo a vedere come è fatto bij punto. Allora, bij punto, bij punto, adesso per semplificare il calcolo, ipotizzo che, diciamo, quando c'ho un indice ripetuto, ci sto facendo la sommatoria sopra, no? Quindi qui, ad esempio, il bij punto, come ho visto prima, sarebbe un d bij su dqk per qk punto. Siccome ho un indice ripetuto k, sto facendo la sommatoria per k che va fra 1 e n, ok? Quindi questo b punto ij è dbj su dqk per q punto k sommato k che va da 1 a n. Così, diciamo, lo rendo un pochino più semplici le espressioni. E, come ho detto adesso, la matrice Cij l'ho costruita facendo la somma sui simboli di Christoffel con Q.K. Quindi questa è uguale a gamma IJK Q.K, somma sull'indice K, ma il simbolo di Christoffel è uguale a un mezzo per DBIJ su DQK più DBIK su DQJ meno dbjk su dqi. Ok? Quindi questo è come appare, scusatemi, per q.k, no? Per q.k. Quindi quello che mi rimane è un oggetto a due indici, sull'indice k lo sto saturando perché ci sto facendo la sommatoria per fino a n. Ok, quindi a questo punto la matrice, diciamo l'elemento nij, se lo rimetto, diciamo, insieme, no? B punto, bj punto, è questo oggetto qui, posso scrivere come dbij su dqk per q punto k, ok? Poi faccio meno due volte questo cij che scrivo in questo modo qui. Quindi il 2, no? Si semplifica con l'un mezzo del simbolo di Christoffel, no? Qui non ce lo scrivo nemmeno. Per cui mi rimane un segno meno che mi va qui, un segno meno che mi va qui, e questo termine qui che diventa più. Quindi questo diventa meno dbij su d qk dbj su dqk per q.k, l'un mezzo se è andato via col 2, c'è un segno meno, c'è un segno meno qui, quindi questo per q.k. Ok, poi mi rimane
questo termine qui è cambiato di segno, quindi più de b j k su de q i, ok, per q punto k, e poi c'è questo termine qui col segno meno, quindi meno de b i k su de q j per q punto k. Ok, allora vedo subito che, diciamo, in qui ho due termini che sono uno opposto dell'altro, quindi qui c'è una cancellazione, questo va via con questo. Ok, questo termine qui lo posso anche, quindi vedete, lo posso fattorizzare rispetto a q.k, quindi mi rimane dbjk su dqi meno dbik su dqj per q.k, ok? J su dqk. Ok, quindi lnij mi rimane questo termine qui. Quindi dbjk su dqi meno dbk su dqj per q.k, vi ricordo, sommatoria sull'indice ripetuto, quindi qui sto facendo la sommatoria per k che va da 1 ad n, quindi su k mi si satura, mi rimane soltanto un oggetto a due indici liberi e j, no? Ok, adesso voglio andare a vedere quanto vale questo nij trasposto, se nij ha questa espressione, quanto vale nij trasposto. Quindi quanto vale nij trasposto? Ok, nij trasposto semplicemente, se sto prendendo la matrice n e la sto trasponendo, l'elemento ij diventa l'elemento ji. Quindi nij trasposto è come fare nji. Cioè è come scambiare fra di loro l'indice i e l'indice j, no? Quindi questo, se la matrice nij ha questa forma qui, la matrice nji sarà la matrice in cui scambio l'indice i con l'indice j, no? Quindi questa diventa, di fatto, mi diventa nij trasposto rimane de bk su de qj meno de b jk su de qi, questo moltiplica q.k, ma questo è uguale a meno de b jk su de qi meno de bk su de qj per q.k, e questo è uguale a meno n j. Allora vediamo cosa sto facendo. Allora, io qui ho trovato un'espressione per la nij, ok? Fino a qui ci siamo. Questa è un'espressione per la nij, vedete, presuppone che si faccia la sommatoria sull'indice k, ok? Adesso vado a calcolare quanto vale questa matrice nij trasposto. Ma quando faccio la matrice nij trasposto, vuol dire che sto in realtà scambiando fra di loro l'indice i con l'indice j. Quindi se in questa espressione qui, al posto di i ci metto j, e al posto di j ci metto i, qui mi rimane db ik su dqj meno db jk su dqi per q.k, no? Quindi, quando in questa espressione qui ho scambiato i con j, ho calcolato quindi nji, ho ottenuto esattamente questa espressione qui, che prevede di prendere questa e scambiare fra di loro l'indice i e j, d'accordo? Quindi ottengo esattamente questo. Ma mi rendo conto che questo oggetto qui non è altro che, vedete, se qui metto fuori un segno meno, questo dbjk su dqi mi viene qui col più.
Qui se metto fuori un segno meno, qui mi ci viene un segno meno, quindi mi rimane db k su dqj per q punto k. Okay? Ma mi rendo conto che questo termine qui, questa parentesi per q punto k, è esattamente uguale a n e j, ma qui c'è un segno meno davanti, quindi mi rimane un meno n e j. Ok, quindi guardiamo la catena di uguaglianza. La catena di uguaglianza mi dice che, in sostanza, cioè l'nji, che è uguale all'nij trasposto, è uguale a meno nij. Ok, quindi questa per definizione mi sta dicendo che la matrice n è una matrice antisimmetrica, no? Perché se n trasposto uguale a meno, se la matrice n trasposto uguale a meno n, vuol dire che a livello, diciamo, di indici, dovrà succedere che nij trasposto è uguale a meno nij, che è esattamente quello che è scritto fra qui e qui. D'accordo? Quindi qui ho dimostrato che se io mi calcolo, diciamo, mi trovo a dover calcolare una matrice n, che è b punto meno 2c, ok? E mi sono calcolato la matrice c, quindi che moltiplicata per q punto mi dava luogo ai termini centrifughi e di Coriolì, quindi termini inerziali dipendenti dall'accelerazione centripete, diciamo, e di Coriolì, allora la matrice n è una matrice antisimmetrica. Questo l'ho dimostrato dimostrando che vale che nj trasposto è uguale a meno nj. Ok? Quindi direttamente in forma, in maniera indiciale. D'accordo? Quindi ricordatevi che se scrivete le equazioni della dinamica di un robot seriale in forma standard, con la matrice C costruita a partire dai simboli di Christoffel, la matrice n, cioè b punto meno 2c, è una matrice antisimmetrica. Ok? E quindi questa cosa sarà, diciamo, molto importante, perché una forma quadratica costruita a partire dalla matrice n ovviamente sarà sempre nulla. Quindi se vi troverete a fare qualcosa del tipo v trasposto per n per v, questa cosa sarà, diciamo, identicamente nulla, mi sarà zero scalare, ok? Per ogni v, ok? Perché la matrice n è antisimmetrica. Ok, la matrice n diventa antisimmetrica soltanto se voi calcolate la sci in questo modo qua. D'accordo? Altrimenti non è vero. E questa cosa, diciamo, non è vera, per cui certi termini che intervengono in alcune dimostrazioni, diciamo, di stabilità alla Lyapunov non si annullano. Ok? Quindi questo è sostanzialmente la forma standard delle equazioni dinamiche di un robot. Quindi ricordiamoci, di fatto non abbiamo fatto altro che scrivere le equazioni di Lagrange, no? Però invece che tutte le volte ripartire dalla lagrangiana costruita come t-u e andare a rifare, diciamo, le derivate come se fosse sempre la prima volta, noi sappiamo che a causa della particolare struttura dell'energia cinetica del nostro manipolatore e della particolare, diciamo, struttura dell'energia potenziale gravitazionale, noi possiamo sempre riportarci direttamente ad una forma che chiamiamo standard, che potete, diciamo, vederla in una forma vettoriale, che è questa, oppure equivalentemente in una forma indiciale, in cui avete, appunto, esplicitamente un'equazione per ogni indice, in cui sostanzialmente, diciamo, da un punto di vista operativo, qual è la ricetta di applicazione di questa equazione? Prendete la energia cinetica del vostro sistema, la fattorizzate in forma standard, sostanzialmente andando a scrivere che la T è uguale a un mezzo Q punto trasposto per, diciamo, la B di Q per Q punto. Quindi riportate l'energia cinetica del vostro sistema in questa forma, e noi sappiamo come calcolare questa matrice B di inerzia complessiva per un manipolatore seriale, no? Allora, diciamo, se prendete questa matrice che è qui, B, e la moltiplicate per Q due punti, già avete un termine delle equazioni differenziali in forma vettoriale, ok? Dopodiché cosa fate? Prendete la matrice B e, applicando quelle derivate parziali, quindi di fatto calcolando semplicemente quelle derivate parziali, ok? Quindi calcolandovi i simboli di Christoffel e moltiplicandoli per Q punto K, ottenete gli elementi di una matrice C, che è la matrice
C, per cui dovete moltiplicare Q punto per ottenere i termini B, cioè i termini diciamo inerziali che dipendono dalle accelerazioni centripete e di Coriolì. Okay? Dopodiché vi calcolate il termine G, quindi il termine che sostanzialmente, vedete, prevede di fatto di calcolare il singolo termine in questo modo, quindi facendo un prodotto scalare fra la massa, la gravità e la colonna iesima del giacobiano relativo al link, e eguagliandola alla componente lagrangiana delle forze attive non conservative, quindi di conseguenza in questo modo avete direttamente l'equazione della dinamica del vostro robot seriale. Ok, quindi una cosa molto semplice e molto sistematica. In particolare, diciamo, il grande vantaggio rispetto a ripartire dalle equazioni di Lagrange generali è che i termini inerziali, che tipicamente sono i termini più calcolosi da ottenere, no? Sono praticamente belli e pronti. Questo è veramente bello e pronto. Fate B per Q due punti. Qui ci dovete lavorare leggermente sul calcolo della C, ma è totalmente sistematico perché, diciamo, vi saturate sull'indice K i simboli di Christoffel, che sono ottenuti facendo delle derivate parziali degli opportuni elementi della matrice B, quindi di nuovo tutto l'origine dei termini inerziali sta all'interno della matrice di inerzia o di massa B. Quindi C per Q punto, termini diciamo conservativi e forze generalizzate. D'accordo? Quindi questo è il modo in cui si arriva alla forma standard e questa è la forma che tipicamente trovate nell'ambito della robotica. Ora, nella realtà, diciamo, noi abbiamo preso a riferimento un robot seriale, ok? Però se ci pensate bene, questa struttura di fatto, nel momento in cui avete un sistema con n gradi di libertà, va bene per scrivere, diciamo, il 90% dei sistemi meccanici che vi trovate di fronte possono essere scritti, possono essere riportati in questa forma standard qui. Ok, tutto il lavoro sta nel cercare di fattorizzare l'energia cinetica in questa forma, dopodiché una volta che avete questo, i termini inerziali ce li avete di già, dovete eventualmente lavorare su questi termini qui, per quanto riguarda i termini, diciamo, conservativi, e sul termine delle forze generalizzate, quello, diciamo, ha sempre la struttura che abbiamo visto nella lezione precedente, su quello, diciamo, di volta in volta bisogna andare un pochino a lavorare, a sporcarsi le mani. Però questa è una forma che ci consente, insomma, di fare un passo in avanti rispetto tutte le volte a ripartire dalle vecchie equazioni di Lagrange. D'accordo? Quindi qui abbiamo dato un pochino più di struttura al nostro problema. Mi raccomando, fate attenzione a cercare di capire le somiglianze, diciamo, no? E le differenze. Quindi se vi torna meglio da ragionare componente per componente, utilizzate questa forma. Se vi torna bene ragionare per ottenere il sistema di equazioni differenziali tutto insieme, diciamo, è in questa forma qua. Questo è più compatto, questo, diciamo, è più, se volete, computazionale, più per lavorarci magari a mano, però sono totalmente equivalenti. Quindi mi raccomando, queste equazioni, di nuovo, lo ribadisco, daranno vita a un sistema di equazioni differenziali, diciamo, del secondo ordine, perché vedete, abbiamo le derivate del secondo ordine delle variabili disgiunto, secondo ordine. In generale questi sistemi di equazioni differenziali sono non lineari, sono non lineari e sono, diciamo, in generale sono maledettamente non lineari, okay? Perché all'interno, diciamo, chiaramente se ci pensate bene, nella parametrizzazione del nostro robot ci saranno nelle matrici di rotazione, nei giacobiani, diciamo, seni, coseni, no? Quindi funzioni trascendenti, e di conseguenza vi dovete aspettare che in queste equazioni ci siano, diciamo, un sacco di funzioni seni, coseni moltiplicate fra di loro che rendono veramente queste equazioni in generale micidiali. Okay? Quindi per sistemi, per un robot con fino a 1 o 2 giunti ci si può arrivare a scriverla a mano, per numero di giunti superiore a 3 incluso, specialmente per configurazioni spaziali generiche, queste qui, diciamo, a mano sono intrattabili, ok? Quindi specialmente se le scriviamo in grande, cioè per una configurazione generica.
Ok, quindi necessariamente quando faremo ora degli esempi di scrittura di queste equazioni differenziali dovremo utilizzare il calcolatore, quindi faremo delle esercitazioni su matematica, che altrimenti diciamo a mano non si riesce nemmeno a scriverle. Ok, quindi sono, diciamo, se le stampate sono paginate e paginate di equazioni in cui avete derivate seconde, derivate prime, seni, coseni, del vettore di configurazione e così via. Ok? Quindi questo è di fatto quello che la forma finale, quindi la cosiddetta forma standard delle equazioni dinamiche di un robot seriale. Comunque vi dicevo, un qualunque sistema in cui avete utilizzato come vettore di configurazione un vettore di configurazione che abbia componenti indipendenti è scrivibile alla fine in questa forma qui. Naturalmente, diciamo, dovremo essere attenti a poter scriverci questa matrice B in maniera, diciamo, additiva, sommando le varie B con I, e quindi per ogni corpo che avete nel vostro sistema andare opportunamente a calcolarvi giacobiani di posizione, giacobiani di orientazione, massa, tensore di inerzia e così via. Ok? Quindi per quanto riguarda questa lezione, diciamo, direi che questa è terminata e vi ringrazio per l'attenzione.